La webcam. Allora, buongiorno a tutti, ci siamo? 5 minuti e partiamo perché GoToWebinar è stato preso di assalto in questi giorni, quindi si fa un po' fatica a gestire la partenza. Voi intanto datemi dei feedback sulla chat se mi sentite, così intanto smarchiamo le varie problematiche audio. Ditemi se ok, forte e chiaro mi arrivano. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' se intanto arriviamo. Ti sento. Ciao Dino, ciao Maurizio. Maurizio, come siete messi lì? E Simona, vedo, perfetto, ringrazio. Ok, tutto ok anche da parte di Monica, che saluto. E intanto sono in attesa di far collegare anche Roberto Scano, esperto Agid, che ha partecipato attivamente anche alla scrittura delle linee guida sull'accessibilità, che per noi ovviamente è un onore. Già collegato con noi c'è Gianluca, che non vedete perché è timido, ma in realtà ci sei Gianlu, sì. Ciao, mi senti? Sì, audio si Sì. sente. Penso di sì, sentite anche Gianluca. Fatti vedere, dai, che così almeno... Dove sei? Ah, eccolo qua. Ditemi se sentite anche... Gianluca, ok, no, eccolo qua, c'è anche lui, c'è anche lui. Ma che bello, in tutta la sua bellezza. Perfetto. Allora, se ci date ancora 5 minuti di pazienza, cerchiamo di poi di partire. Abbiamo intanto in linea 35 persone, non male direi. Vi siete iscritti in tantissimi. Volevo dire a Chiara che le chat poi sono pubbliche perché le mettiamo su web, quindi se magari nel dubbio, così per dire. Niente, ci risentiamo fra 5 minuti esatti, ok? Quindi stacco un attimo la webcam e i microfoni e ci vediamo fra 5 minuti esatti. Nel frattempo, se avete già qualche domanda da fare, potete farmela via chat in modo tale che cominciamo eventualmente a raccoglierle, ok? Ovviamente non abbiamo ancora parlato di nulla, mi rendo conto, però non credo che sia un argomento di cui non conosciate proprio nulla, nulla, nulla. Quindi vi lascio ancora 5 minuti che attendiamo gli ultimi ritardatari e poi partiamo, ok? A tra poco. Va bene,
Allora, io direi che possiamo iniziare in modo tale da portarci avanti. Poi, quando riusciamo a far entrare anche Roberto, nel caso io faccio la mia parte introduttiva e poi dopo lascio la parola a Gianluca. Intanto mi metto in fase organizzativa con Roberto per riuscire a farlo entrare. Allora, beh, innanzitutto, ciao a tutti, benvenuti. Già mi hanno detto di essere meno acido, ma in realtà sono solo un po' stanco. Adesso non so voi questo smart working come sta andando. Lo vedo più difficile di quando si andava in ufficio. Quindi mi date ancora una conferma che è tutto a posto, così nel caso parto e comincio a condividervi lo schermo. Ho visto che Marco mi diceva che si è interrotto il collegamento, ma credo sia perché avevo messo un attimo in pausa tutto. Datemi un feedback. Ok, perfetto, tutto ok. Benissimo, confermato. Ottimo. Allora, niente, iniziamo. Poi dopo cercherò di far entrare Roberto in un secondo momento. Allora, intanto non lo vedete Gianluca perché ovviamente lavorando anche lui da casa ha la connessione, ovviamente dappertutto comincia a fare un po' le bizze, quindi portate pazienza. Beh, intanto grazie di nuovo per essere qui, vi condivido intanto lo schermo ed eccoci qua. Ditemi se si vede tutto, così almeno poi partiamo. Ok, allora, eccoci qua. Allora, oggi ovviamente parliamo dell'accessibilità. Non è il primo webinar che facciamo su questo argomento. Gianluca, che è il mio esperto, Gianlu, ce l'hai l'audio attivo, vero? Sei con me? L'avevo tolto un attimo per non rallentare, però ci sono, ci sono. Ok. Abbiamo già fatto un webinar sull'accessibilità e l'abbiamo voluto riproporre proprio perché con l'uscita di queste nuove linee guida vogliamo riprendere un po' in mano la questione. Ovviamente abbiamo aggiornato tutte le slide che avevamo proiettato qualche mese fa. Perché ovviamente anche con gli ultimi avvenimenti e l'ultima emergenza, l'epidemia del coronavirus che ci ha coinvolto un po' tutti, abbiamo visto pubblicare di ogni e di ogni proprio. Quindi Gianluca non sarà stato, ho visto le slide ieri sera, non è stato molto gentile nei confronti di chi ha fatto certi tipi di pubblicazioni. Però, beh, ovviamente lui è più simpatico di me, quindi riuscirà a farlo fare col sorriso. Comunque. Breve introduzione mia, poi dopo passo la parola a lui che andiamo direttamente sulle slide. Allora, linee guida per l'accessibilità, sull'accessibilità degli strumenti informatici. Allora, lo trovate sul sito di Agid all'interno del Design Servizi, ok? E ci sono poi linee guida accessibilità. Vi posto immediatamente il link a tutti. In chat, invia a tutti, eccolo qua, in modo tale che abbiate tutti il link e potete vederlo anche sul vostro PC. L'ultimo aggiornamento è di gennaio, ok? Trovate tutte le informazioni, domande frequenti, eccetera, eccetera. Gianluca entrerà proprio nel merito delle linee guida. Quello che volevo fare io era un piccolo excursus sulla parte un pochino più burocratica, intesa come ad esempio gli obiettivi di accessibilità, che come penso sappiate tutti, entro il 31 di marzo, quindi entro questo fine mese, andrebbero pubblicati sul sito di Agid e poi pubblicati anche sulla vostra trasparenza. Ovviamente sono diversi anni dal 2016 che si deve fare questo, io non so quanti di voi l'hanno fatto, ho dato una sbirciata un po' a qualche sito, ho trovato qualcuno che l'ha fatto nel 2016 e poi l'ha abbandonato, ho trovato tanti che l'hanno fatto l'anno scorso e quasi tutti l'anno scorso avete inserito come obiettivo di accessibilità, tantissimi di voi hanno inserito il sito web, ok? Quindi mettere a posto il sito web del comune e renderlo accessibile. Ora non sono andato a vedere uno per uno voi partecipanti se poi l'avete veramente fatto o no questa sistemazione, però mi immagino che tanti abbiano seguito le indicazioni, almeno mi auguro, auspico. Ora però quest'anno ci sono da dare dei nuovi obiettivi per il 2020, ok?
quindi è importantissimo, innanzitutto non potete rimettere di nuovo il sito internet, perciò dovete trovare ovviamente qualcos'altro. Con Gianluca abbiamo analizzato, ad esempio, collegato, non vedo Alessia, però di un comune che seguiamo, l'anno scorso l'abbiamo seguita nel rimettere in linea tutta l'accessibilità sul suo sito internet, quest'anno stiamo spingendo un po' di più sulla formazione, proprio perché se pubblicano direttamente loro dal comune le notizie, spesso si dimenticano di alcuni passaggi importantissimi. Perciò vi riconsiglio di andare sul link che vi ho mandato, andare a vedere tutte le indicazioni, okay? Perché contengono appunto i requisiti tecnici per l'accessibilità, le metodologie degli strumenti, il modello di dichiarazione di accessibilità e qui si apre un altro, diciamo, paragrafo importante, dopo ne parliamo, la metodologia di monitoraggio e valutazione e le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato nella gestione. Ovviamente le linee guida si applicano su tre livelli. Allora, per i nuovi, tra virgolette, siti web, quindi pubblicati dopo il 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2019 devono essere applicate ai siti web. Quindi, se avete un sito web che avete pubblicato nuovo tra virgolette, quindi dopo il 23 settembre 2018, quindi dovete verificare quando avete messo online il sito, ok? Entro settembre 2019 deve essere totalmente accessibile secondo le nuove linee guida. Per i siti web più vecchi, quindi pubblicati prima del settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2020, ovviamente devono essere sistemati. Quindi stiamo parlando, diciamo di scadenze abbastanza imminenti, ok? Per le applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021, quindi per questo c'è tempo. Ora vi volevo solo rendere partecipi del fatto che le nuove linee guida non sono solamente sui siti web, ma sono su tutti gli strumenti informatici, quindi riguardano anche i software e le applicazioni mobile. Abbiamo fatto una cernita negli ultimi 2 mesi con alcune persone del mio staff relativamente a quali sono gli software veramente accessibili all'interno della pubblica amministrazione. Ce ne sono ben pochi, ok? Ma qui insomma, non potete farvene una colpa proprio perché spesso sono in gestione direttamente dalle software house. Tornando a bomba su quello che c'è da fare, queste sono le nuove disposizioni. Quindi c'è da effettuare una verifica sull'accessibilità e in questo momento sul sito di Agit c'è una. Scusate, ogni tanto controllo se è arrivato Roberto, ma non lo vedo ancora, poi gli scrivo. Sul sito di Agit c'è un modulo in PDF che vi dà delle indicazioni su quali sarebbero le, diciamo, domande in autovalutazione che dovreste farvi. Dovrebbe diventare un modulo web da compilare, un po' come gli obiettivi di accessibilità, ma. Parlando appunto con Roberto Scano, da Agit non abbiamo ancora un'indicazione esatta di quando diventerà un modulo web da compilare questo modello di autocertificazione. Nel frattempo vi chiedo di dargli un'occhiata proprio perché contiene una serie di domande veramente, cioè tante, tante domande anche abbastanza complesse. Un'altra cosa molto interessante è l'introduzione di questo meccanismo di feedback per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione su appunto un'istanza piuttosto che un qualsiasi tipo di informazione non accessibile dal sito. Ok? Detto questo, allora vedo che mi state facendo qualche domanda. Rimandare il link. Ok, allora vi rimando il link. Ditemi se lo ricevete sulla chat, dovreste riceverlo tutti sulla chat. Ok, vediamo se ve lo rimando anche qua, tutti intero gruppo, ve lo mando anche qua. Ok, ditemi se vi arriva. Ok, questo è il link della pagina Agid che sto leggendo live in questo momento, ok? Quindi potete farlo anche voi assolutamente. Cliccando a metà pagina andate proprio sulla linea guida. Ok, adesso aspetto un attimo che si risolve. Aspettate che intanto mi ha scritto Roberto, niente, non riesce a entrare. Adesso riproviamo. Queste sono le linee guida,
Il primo allegato sono le linee guida in PDF, il secondo è quel modulo di dichiarazione di accessibilità che, ripeto, per ora prendetene visione, ok? Provate a compilarlo, cioè l'allegato 1 spiega come compilarlo, l'allegato 2 è proprio il modello in PDF, ok? Per intenderci. In questo momento non dovete compilarlo e mandarlo a nessuno, prendetene solo visione perché non sappiamo ma di quando, ma diventerà sicuramente un modello in HTML sul sito di Agile da compilare. Ok, ora detto questo, andiamo nel vivo di tutto, a meno che Gianluca non mi indica che stiamo dimenticando qualcosa di fondamentale, sto dimenticando qualcosa di No, no, fondamentale, no. altrimenti, perché so che poi tante anche di queste cose le stai riportando anche tu all'interno, quindi volevo solo dare una panoramica e due riferimenti sul sito di Agit, proprio appunto per darvi qualche segnalazione. Allora, a questo punto io lascio la parola a Gianluca. Sto guardando intanto, sono attivo in chat, quindi mi scollego con la webcam e non ci vedrete, ma vedrete il monitor di Gianluca, ok? In modo tale da tenere la linea comunque un pochino più snella, ok? Adesso Gianluca Ti metto un attimo ristabilisco. la web e poi la disattivo. Esatto, siamo in due posti diversi, io sono venuto in un salto in ufficio, anche se sono completamente da solo perché gli altri ragazzi stanno lavorando tutti da casa ormai da una settimana abbondante qui a Varese. Niente, vi passo la parola a Gianluca, lo abilito come... Vediamo, dove sei? Ti abilito come relatore in modo tale che tu possa fare il tuo lavoro. Ok, allora, buongiorno a tutti. Un attimo solo, allora. Ok. Eccolo qua. Dovreste vedere il mio schermo. Mi confermate che lo vedete? L'unica cosa, io non vedo i messaggi in chat, quindi eventualmente. Ci penso io, non ti preoccupare. Adesso dovrebbe arrivare, abbiate pazienza perché arriva un attimino in ritardo sicuramente. Allora, Quindi io vedo. tolgo la webcam, che così magari la connessione diventa un po' più veloce. Allora, buongiorno a tutti. Allora, partiamo. Volevo iniziare con una piccola premessa. Che cosa ci dice la legge? Visto che, come ha detto Andrea, comunque tutti, cioè molti di voi lo scorso anno hanno messo come obiettivo di accessibilità il sito web, quello che stiamo vedendo è che molti siti web vengono rifatti seguendo appunto, le linee guida dell'accessibilità. Quello che però stiamo vedendo, che sto vedendo anche sui siti che gestiamo, che sì, i siti web vengono fatti seguendo tutti i criteri. Però i contenuti, cioè quello che poi alla fine pubblicate, quindi le notizie con allegati, scansioni, diciamo, non seguono queste linee guida. Volevo partire da che cosa dice la legge. Dato che di accessibilità se ne parla dal 2001, siamo nel 2020, e diciamo, quello che vedo è che secondo me non tutti o avete ben compreso che cosa sia veramente l'accessibilità, o comunque fate fatica a seguire tutto quello che dovreste fare. Quindi io nelle slide ho indicato solo i passaggi più importanti per farvi vedere appunto che dal 2001 che se ne parla, nel 2004 la legge stanca, che poi è Aspetta, stata. Giallo, Giallo, ti Vai. blocco un secondo perché non vediamo lo schermo. Secondo me non è Mi condiviso. ero Ecco, dito. adesso Ok. Adesso sì. sì, ti vediamo. Sì, adesso credo proprio di sì che lo vedano tutti. Ecco. Ok. Allora, quindi. Intanto, mi introduco solo per rispondere. Sì, le slide le condividiamo assolutamente al termine del webinar. Assolutamente. Sì. Scusate, Quindi vai. riparto. Quindi, qua nelle slide ho indicato solo i passaggi più importanti, però quello che mi premeva farvi capire è che è dal 2001 che comunque si parla di accessibilità, siamo nel 2020 e quello che vedo in giro è che diciamo, queste linee guida, per quanto in molti casi vengono seguite tecnicamente, quindi i siti web sono conformi, ma i contenuti che vengono poi pubblicati giornalmente da
chi gestisce appunto i siti web all'interno dei comuni non seguono queste linee guida. Quindi 2001, 2004, 2012. Anche qui, da gennaio 2013, tutti i documenti pubblicati sul sito devono essere accessibili. E nel 2018 è stata aggiornata legge stanca, che, come ha detto prima Andrea, comunque definisce gli standard non solo per i siti, ma per tutto, quindi l'hardware, il software e i documenti. Quindi volevo partire con quattro cose che potete fare già adesso, quindi da subito, per capire davvero che cos'è l'accessibilità. La prima che vi consiglio, se volete farlo adesso, vi lascio un paio di minuti, o se no vi consiglio di farlo dopo, di guardare questo video su YouTube. È un video di 2 o 3 minuti in cui Vincenzo Zoccano spiega, dal suo punto di vista, che cos'è l'accessibilità, ed è molto interessante per capire veramente di che cosa stiamo parlando. La seconda cosa che vi consiglio a fare, che è una cosa che abbiamo fatto anche noi già un paio d'anni fa, quando abbiamo iniziato ad approfondire questo argomento, è scaricare un software, che questo è uno dei vari software gratuiti che trovate online, si chiama NVDA, è uno screen reader, è un software che viene utilizzato appunto da persone non vedenti. E quello che vi consiglio di fare è scaricare, installare questo software e provare ad aprire un documento o navigare sul web utilizzando questo software, perché in questo modo potete capire come un software interpreta i contenuti che trova o sul web o all'interno di un documento, come li legge e quindi come una persona con disabilità recepisce queste informazioni. E vi consiglio di farlo perché vi aiuta a capire veramente tutto quello che mettete online, sui siti, all'interno dei documenti, come vengono recepiti da un software, perché le persone con disabilità utilizzano dei software che le aiutano a capire i contenuti di un documento, di una pagina web, e quindi questa è una cosa che vi consiglio di fare. La terza è una cosa che abbiamo fatto io e Andrea l'anno scorso, un paio d'anni fa. Siamo stati all'Associazione Ciechi di Varese e quello che posso dirvi è che a me sono bastati un paio di minuti di fianco ad una persona non vedente, e per capire quali sono realmente, le difficoltà che incontra accedendo a un sito web, accedendo a un documento, utilizzando appunto i software che la tecnologia mette a disposizione. E veramente mi sono bastati pochi minuti per capire quanta fatica facciano. Se noi non li mettiamo in grado di capire quello che pubblichiamo in maniera semplice, veramente diventa molto difficoltoso per queste persone recepire i contenuti. La quarta che vi consiglio è quella di leggere questo libro che appunto ho letto anch'io per primo quando ho voluto approfondire questo argomento, anche perché come sapete anche noi gestiamo i siti per molti comuni, anche piccoli. E dentro questo libro ci sono spiegate tutte le basi e vi aiuta a capire anche qui quali sono, sia dal punto di vista tecnico, ma anche non solo tecnico, che cosa si intende per accessibilità e tutto quello che dovreste fare, dovreste verificare periodicamente sui vostri siti, sulle vostre applicazioni, sui vostri contenuti e nei documenti, al fine di appunto garantire l'accessibilità. Non so se ci sono domande, io non vedo, quindi Sì, le sto davanti. presidiando io. Mi chiedono il link appunto del video, quello sì, se si Allora, può il link del avere video c'è, aspetta, torno un po' indietro.
Però se cercate su Se riesci YouTube intanto. accessibilità ICT, testimonianza di Vincenzo Zoccano, lo trovate. E non so, se volete possiamo anche aspettare 2 minuti, se avete voglia di guardare, tanto è veramente un video di 2 minuti e 10 secondi. Se volete farlo, anzi vi invito a farlo, che così poi tutto quello che diremo dopo sarà un po' più, forse un po' più chiaro. Guarda, lo mando io adesso in chat il link, in modo tale che a chi me lo sta chiedendo diciamo, lo può salvare ancora prima di avere, eccolo qua, copia. Ve lo mando a tutti in chat, datemi una conferma se poi vi arriva. Ok. Disattivate la videocamera, che così. Vediamo se intanto. Nel frattempo io sto cercando di lavorare con Roberto Scanno, che appunto, come presentava Gianluca, è l'autore del libro, che è in chat con me su WhatsApp perché ha dei problemi di connettività enormi, non riesce a entrare nel webinar, ma è lì che freme perché appunto voleva partecipare con voi a questa discussione. Perciò intanto io sto lavorando su questo, va bene? Ok, va bene. Io intanto cosa faccio? Vado avanti allora? Qualcuno Sì. ti ha detto se ha visto il video, se lo sta Allora, guardando? i link sono arrivati, io direi che per non andare lunghi, Andiamo continuare, poi dopo eventualmente se avanza 2 minuti per chi rimane avanti. lo guardiamo insieme verso la fine, o insieme alle domande, insomma, andrei avanti così. Ok, quindi continuiamo con cosa succede quando una persona con disabilità, ad esempio quindi un non vedente, incontra il sito web di una pubblica amministrazione. Qui ho riportato quello, ho ripreso quello che avevamo mostrato anche nel webinar precedente sull'accessibilità. Questa è una testimonianza di una ragazza di 21 anni, appunto di Varese, non vedente. E vi riporto esattamente quello che c'è scritto, lo leggo e niente, pensateci, riflettete su queste parole. Quindi incontro i problemi comuni dei siti, documenti o applicazioni inaccessibili o parzialmente accessibili, come pulsanti non etichettati in app e siti web. Siti strutturati in modo non screen reader friendly, quindi mancanza di intestazioni o intestazioni non appropriate, ridondanti, link e pulsanti non etichettati, immagini senza un testo alternativo appropriato e così via. In generale, strutturati in modo da rendere difficoltosa e inefficiente la navigazione utilizzando una tecnologia assistita. In queste parole c'è il riassunto di tutto il webinar e di tutto quello che dovresti iniziare a verificare da subito sui vostri siti, perché ad esempio, quindi i link, i pulsanti non etichettati sono tutte cose che rendono veramente difficoltosa la navigazione a una persona che utilizza un software. Oppure documenti, soprattutto PDF, e questo secondo me è il problema più grave, formattati in modo inaccessibile, spesso perché semplici scansioni di documenti cartacei e quindi basati su immagini. Quindi poi lo riprenderemo dopo nel corso del webinar, però credo che sappiate tutti che un documento scansionato, un'immagine, non possono essere letti, non vengono letti da un software. Quindi se le informazioni che pubblicate sono contenute all'interno di una scansione, una persona con disabilità non può capire che cosa c'è scritto. E questo è un problema che vedo spesso sui siti, che spesso viene pubblicato direttamente, viene pubblicata una notizia con allegato un PDF che è una scansione e basta. Quindi una persona non vedente non potrà mai sapere cosa c'è scritto all'interno di questo documento o qual era la notizia che volevate dare. Il suggerimento più importante che mi sentirei di dare alle pubbliche amministrazioni è di consultare i cittadini non vedenti e ipovedenti in merito allo stato di accessibilità dei propri servizi e agire in conseguenza in base ai riscontri ottenuti, alle richieste, proposte, esigenze di questi cittadini. Una simile iniziativa aiuterebbe ad avvicinare le persone alla pubblica amministrazione e alle istituzioni che oggi sono spesso sentite come distaccate e distanti, accusate di avere solo scopo di imbrigliare i privati in un'inutile rete di formalità e burocrazia, quando il loro vero scopo è, almeno secondo me, proprio quello di ascoltare i bisogni dei cittadini e rispondere ad essi, cercando quindi di risolvere le difficoltà della vita quotidiana.
Secondo me queste qua sono, cioè sono parole abbastanza anche forti, però dovrebbero quantomeno aiutarvi a comunque farvi riflettere su quello che fate tutti i giorni, su come utilizzate uno strumento importante che è il web, su come condividete le informazioni che ritenete utili condividere. Poi vi riporto anche queste parole di Francesco Profumo. È necessario che le amministrazioni pubbliche diano adeguata formazione ai dipendenti, in quanto il web ormai è un canale di pubblicazione essenziale e la creazione di barriere digitali comporta maggiori problemi delle barriere architettoniche. Quindi anche secondo me queste qua sono parole abbastanza importanti e quello che vedo appunto è che spesso manca proprio la formazione di base alle persone che poi in prima linea utilizzano i siti web che avete fatto creare in maniera accessibile secondo tutti i criteri, però poi se la persona che pubblica i contenuti sa poco o poco pensa a tutte queste cose che stiamo vedendo adesso, è un peccato ed è un problema perché, appunto, come ho già ridetto e continuerò a ripetere, vi chiedo scusa se sarò magari ridondante, però le persone con disabilità non riusciranno a fruire dei contenuti che mettete a disposizione. E appunto, continuando le parole, l'accessibilità è un beneficio di tutti, un documento accessibile è fruibile da tutti. Quindi, che è quello che dovrebbe essere, come abbiamo visto, anche perché da una parte ve lo dice anche la legge, ma è una cosa che dovreste fare, anche se non ve lo dice la legge, credo. Poi vi riporto anche le parole della persona che ha inventato il web. Quindi il web è un'innovazione sociale, è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. L'ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le persone a collaborare e non come un giocattolo tecnologico. Il fine ultimo del web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo. Sul web dovremmo essere in grado non solo di trovare ogni tipo di documento, ma anche di crearne facilmente, ho sottolineato facilmente. E ho fatto un sogno riguardante il web ed è un sogno diviso in due parti. Nella prima parte il web diventa un mezzo di gran lunga più potente per favorire la collaborazione tra i popoli. Ho sempre immaginato lo spazio dell'informazione come una cosa a cui tutti abbiano accesso immediato e intuitivo. E un web non accessibile non è il web che ho immaginato. Quindi se partiamo da perché è nato il web, quali sono le finalità del web o che cosa ci può anche permettere di fare il web, è un peccato che ancora oggi, dopo 20 anni che se ne parla di accessibilità, la maggior parte dei siti web di una PA sono, nonostante siano, ripeto, tecnicamente creati secondo tutti i criteri, ma continuano a essere non accessibili. Ad esempio, qualche settimana fa c'era stato segnalato un sito web, adesso non mi ricordo di che comune. Ci è stato segnalato come, ah, perfetto, guarda, questo qua è un esempio di accessibilità. Sono andato a vedere in home page la prima notizia che ho trovato, quindi senza neanche andare a fare chissà che cosa, la prima notizia era una notizia in cui era allegata una scansione. E quindi dico, sì, ok, il sito web sarà perfetto, però se continua a pubblicare scansioni, di che cosa stiamo parlando? Continua comunque a non essere accessibile. Quindi il web sapete più di me che ormai è il canale istituzionale più importante per comunicare con i vostri cittadini e quello che vedo, come vi ho detto fino adesso, purtroppo credo che sia anche un po' trascurato. E come abbiamo visto anche, stiamo facendo un po' di analisi dei siti web delle PA che ce lo richiedono, non solo per quanto riguarda l'accessibilità. Ma quello che ho notato, che secondo me è un peccato, è che molti di voi non sanno niente di quello che avviene sui vostri siti. Quindi usate i siti per condividere contenuti, però poi non avete idea di quante persone arrivano sui vostri siti, da dove arrivano, cosa cercano, cosa cliccano, cosa fanno. E secondo me è un peccato anche perché ci sono gli strumenti per monitorare. Ed è un peccato non usarli, ma anche perché
non riuscite a capire se quello che state facendo state andando, cioè non, secondo me non riuscite, non potete capire in che direzione state andando. Quindi non sapere cosa succede sui siti, non sapere chi viene sui siti, non sapere chi cerca che cosa, è, non so, secondo me è un peccato. Quindi, voi ci siete tutti? Mi sentite? Vado avanti, ci sono domande? Anche se ti senti solo, io sto rispondendo un po' alle domande. Qualcuno mi stava chiedendo di accelerare e andare un po' sulla parte pratica. Sto cercando di spiegare che ho necessità di raccontarvi anche questa parte un pochino più, se volete, emozionale per farvi capire il perché stiamo facendo questa sensibilizzazione, al di là del fatto che esiste una normativa e delle linee guida. Per chi mi ha seguito anche durante qualche evento live, siamo sempre stati fautori del spiegare il perché dovete fare le cose indipendentemente da una scadenza normativa. E ci tengo comunque anche in questo caso a portare avanti questa linea per il semplice fatto che se rimaniamo sempre tutti bloccati sul dobbiamo farlo perché ce lo impone la legge, diciamo che rimaniamo fermi un po' al palo tutti. Secondo me bisogna No, capirli un poi pochino. magari io quello anche il senso di perché parlo di queste cose, perché come ho detto prima, cioè molti siti, cioè mettete come obiettivo di accessibilità il sito web perché lo fate fare secondo i criteri, però poi se pubblicate e condividete scansioni, il sito, cioè è un falso dire che il sito web è accessibile quando poi i contenuti all'interno non sono accessibili, quindi volevo un po' farvi ragionare su questo. Sì, no, infatti non era per cercare di far accelerare a te, volevo solo rispondere un po' a tutti, che magari qualcun altro aveva questa sensazione che stessimo andando un po' lenti. Sì, siamo sempre stati un pochino prolissi, sì, io soprattutto, Gianluca sicuramente è più pragmatico. Ce la stiamo prendendo la stiamo prendendo alla larga proprio per questo, perché come sapete anche il progetto che stiamo portando avanti di digitalizzazione non parte dal, se vi ricordate, tantissimi di voi hanno già partecipato ai live, la schermata con cui apro sempre i corsi sono i 7 motivi più uno per cui la digitalizzazione è importante ancora prima che te lo dica la legge. Quindi anche in questo caso, per quanto mi riguarda, è proprio, ma so che sfondo una porta aperta anche con Gianluca e tantissimi di voi che vedo che mi stanno scrivendo, che appunto ci sono molte motivazioni più importanti di per sé della linea guida. Però ovviamente adesso andiamo anche nel pratico e sì, vi faremo vedere quali sono ovviamente i criteri di accessibilità dei siti web. Quello che dice Gianluca è anche, al di là dei criteri che noi vi mostreremo, c'è sempre un problema di monitoraggio e in questo caso mi riporto anche in modalità polemica, tra virgolette, sul discorso dello smart working. Qualcuno di voi mi ha anche scritto nei giorni scorsi perché su Facebook ho postato a caldo all'inizio di marzo un piccolo sfogo perché appena è uscita la parola sbloccare lo smart working nella pubblica amministrazione, in tantissimi hanno cominciato a chiederci di lavorare da casa senza ragionare su anche tutta la parte burocratica, legale che c'è dietro e della protezione del dato e della sicurezza e anche del monitoraggio, perché smart working, un po' come queste cose che vi stiamo spiegando adesso, non funzionano se non sono monitorate. Cioè, riportandoci a questo argomento specifico, se voi siete bravissimi a mettere online un sito iperaccessibile, ma non monitorate sul sito che cosa vanno a cercare le persone, state sprecando energie perché magari dedicate soldi e tempo su alcune sezioni che nessuno va a verificare rispetto ad altre che magari sono più, diciamo, ricercate all'interno di Google. Quindi rilascio la parola a Gianluca. Tu, se non mi senti, è perché sto rispondendo io alle varie Sì. domande, in caso te le intervengo io, te le riporto. Tu vai tranquillo. So che ti senti solo in questa No. cameretta. In questa cameretta bianca, però intanto mandatemi un segnale di conforto per Gianluca così glielo faccio arrivare su WhatsApp. Ecco, ok, Poi perfetto. Dai. vi aggiorno ancora l'ultima cosa, non riusciamo a collegarci con Roberto, ma è in linea con me, Roberto Scano, ma è in linea con me su WhatsApp, lo sto aggiornando su quello che stiamo facendo. Lui aveva preparato un piccolo intervento e ha scritto un articolo molto bello, che dopo vi condivido e mi riprendo un attimo più tardi in mano pallino della regia, vi faccio vedere questo articolo che ha scritto e se qualcuno di voi ha qualsiasi domanda da fare anche a lui, basta che scrivete a me in chat, io ce l'ho collegato in linea, è qui per noi, è come se fosse qui con noi. Vi
Lui in questo momento è in sede a Roma, ad Agide, dietro le mura vaticane, quindi non può neanche partecipare telefonicamente perché è come se fosse completamente bloccato. Comunque, detto questo, rilascio la parola a Gianluca e a tra poco. Ok, quindi volevo mostrarvi qualche esempio di quello che ho visto in questi giorni relativo all'emergenza coronavirus. Non so quanti di voi magari hanno pubblicato, visto e pubblicato sui vostri siti un'immagine come questa. L'immagine è bella, c'è scritto tutto, i 10 comportamenti da seguire. Peccato che spesso questa immagine è stata pubblicata così com'è, essendo un'immagine, appunto, come abbiamo detto prima, una persona non vedente non può capire qual è il contenuto dell'immagine. E stessa immagine magari che avete condiviso sui social, e nessuno o comunque in pochi hanno pensato di aggiungere magari alla notizia sul sito o al post su Facebook contenente questa immagine di trascrivere il contenuto dell'immagine. E questo secondo me era un peccato perché quando ho iniziato a vedere circolare, pubblicare queste immagini, mi sono detto, caspita, è proprio un peccato perché ci sono alcune persone che non possono capire qual è il contenuto dell'immagine. Adesso quindi non so se anche qualcuno tra i presenti si è trovato in questa situazione, poi magari se lo scrivete in chat, così poi me lo fate sapere. Poi, ad esempio, questo è un altro avviso che è stato pubblicato, anzi, questo è un avviso che ho dovuto pubblicare io, quindi mi arriva l'avviso. Ovviamente è una scansione e se fino a qualche anno fa io per primo avrei pubblicato così com'è questo avviso, adesso infatti come magari ha detto anche prima Andrea, nei giorni scorsi mi sono preso la briga, quantomeno per i siti che gestiamo noi, per tutti questi avvisi che arrivavano scansionati, mi sono preso la briga di riscriverli, quantomeno. Avrete capito il perché, per dare la possibilità a tutti di capire quali sono i contenuti, appunto contenuti presenti all'interno dell'avviso. Poi magari nella notizia allegavo comunque la scansione specificando che era una scansione, però il contenuto del file l'avevo trascritto. Questo qua è un altro esempio di un sito su cui mi sono imbattuto, che vi mostra quello che vi ho appena detto, quindi anche qui vademecum coronavirus. Bellissimo, quattro immagini bellissime, peccato che sono immagini, come vedete sono immagini. Il modulo, ad esempio, anche qua il modulo di autocertificazione, perfetto, ho pubblicato il modulo che è una scansione, ma non c'è alcun tipo di testo che spiega alle persone cosa possono fare con questo modulo. Cioè già c'è casino che comunque già si fa fatica veramente a capire cosa bisogna fare, però ho visto pochi sforzi per cercare di aggiungere dei testi alle notizie in modo da appunto da spiegare alle persone cosa dovevano fare. Anche qua i DPCM, per tutti i siti abbiamo pubblicato il DPCM con contenuto l'allegato 1 con le cose da fare, però appunto anche qui scansioni su scansioni e nessun testo. E secondo me era un peccato proprio. Quindi mi sono chiesto il perché comunque le pubbliche amministrazioni continuano a non riuscire ad essere accessibili. Le risposte che mi sono dato sono due. Sicuramente la base è mancanza di formazione e spero che con questo webinar proveremo a spiegare un po' meglio, a spiegare davvero cos'è l'accessibilità in modo che da domani proviate quantomeno a rivedere un po' quello che state facendo sui vostri siti. Sicuramente la mancanza di tempo, voglia, non lo so, per fare le cose nel modo corretto, perché so benissimo che prendere una scansione e pubblicarla è una cosa immediata, trascrivere il contenuto di un documento, quantomeno fare un riassunto, ci vuole qualche secondo in più, però alla fine è veramente qualche secondo, qualche minuto in più.
Secondo me è una cosa che dovreste pensare appunto per uno, perché ve lo dice la legge, due, perché dovete mettervi nei panni delle persone che utilizzano dei software e se non lo fate, queste persone non sapranno mai che cosa pubblicate e condividete. Quindi, come potete migliorare immediatamente l'accessibilità del vostro sito web? Le cose da fare, a mio avviso, sono tre. Quindi, uno, smettere da subito di pubblicare scansioni che costituiscono appunto la barriera digitale più grande in termini di accessibilità. Ma il fatto è, potreste anche non smettere di pubblicare scansioni, però quantomeno specificare all'interno della notizia che pubblicate sul vostro sito che state allegando una scansione, così magari una persona che utilizza un software non perde del tempo per provare a vedere cosa c'è scritto nel documento e quantomeno fare un riassunto del documento, quantomeno le cose più importanti, le cose più salienti, le cose più importanti che vorreste far sapere alle persone. Secondo me questa qui è una cosa che potreste fare immediatamente. Certo, ci vuole un po' più di tempo, però così mettete davvero tutte le persone di sapere che cosa state pubblicando sui vostri siti. Due, semplificare il modo in cui comunicate le informazioni. Poi dopo vi farò vedere un esempio di notizia che ho dovuto pubblicare qualche giorno fa, che veramente l'ho dovuta rileggere io 3 volte per capire effettivamente qual era il contenuto della notizia. E poi adottare alcuni piccoli e semplici accorgimenti tecnici, vedremo alla fine quali sono i requisiti di accessibilità e che cosa dovete verificare, cosa potete fare fin da subito. Quindi, cos'è un documento accessibile? Cioè, come faccio a non pubblicare una scansione? Diciamo, è vero che alcuni documenti sono scansioni, vi arrivano scansioni e non avete il documento originale. Perfetto, vi ho detto qual è la soluzione. Quindi aggiungere del testo, che è un riassunto o quantomeno che spieghi qual è il contenuto del documento. Altrimenti, per fare un documento accessibile, si deve partire da un documento originale. Quindi, utilizzando Word, adesso vedremo in alcuni passaggi come si fa a creare un documento Word, un documento, scusate, accessibile partendo da un documento di Word. Non so, questa è una cosa che sapete tutti? Magari volete scrivere in chat se è una cosa che tutti già sapete, se qualcuno già. Aspetta, Andrea. sto aspettando che arrivino risposte. Sì, tranquillo, sono qua, non sei Io solo. vado, no? Quindi cosa intendete per documento accessibile? Bisogna capire questi vari punti. Quindi bisogna parlare di struttura dei contenuti, le proprietà del documento, gli stili, i link, i colori, le immagini. Quindi vediamo ad uno che cosa si intende per la struttura. Il documento accessibile può essere paragonato a un libro con un titolo all'interno. Più capitoli e all'interno di ogni capitolo più paragrafi. Ad esempio, nel caso in cui dobbiate creare un documento abbastanza lungo, Word vi permette di utilizzare le intestazioni, l'H1, l'H2, non so se sono cose che avete mai visto. E tra l'altro queste cose di cui sto parlando, legate al documento accessibile, sono tutte cose che vi ritrovate anche sui siti web, perché all'interno dei siti web credo che la stragrande maggioranza di voi abbia un sito web creato con un CMS. Quasi tutti avrete un editor di testo dove potete selezionare le intestazioni dei paragrafi, quindi l'H1, l'H2, l'H3, e questi sono accorgimenti da prendere che aiutano a migliorare la struttura del documento, ma aiutano notevolmente le persone con disabilità a fruire dei contenuti, anche perché, ad esempio, una volta che creo un documento utilizzando tutte le intestazioni di paragrafo, posso in automatico inserire un sommario e, ad esempio, una persona con disabilità può
può, grazie al sommario, andare direttamente alla sezione del documento che interessa senza doversi leggere per forza tutto il documento. È consigliato l'utilizzo di linguaggio semplice e frasi brevi per agevolare la comprensibilità e la lettura dei contenuti. Attribuire al documento un nome sintetico e significativo. Anche qui, spesso quando pubblicate dei documenti non utilizzate nomi significativi. E anche questo è un peccato, anche perché vi ricordo che le persone con disabilità utilizzano dei software, quindi il software, la prima cosa che legge è il nome del documento. Quindi sono tutti accorgimenti che aiutano, a parte che aiutano tutti, perché anche persone senza disabilità, quando incontrano documenti con dei nomi significativi, già capiscono qual è il contenuto del documento. Quindi questa è una cosa di cui beneficiano tutti. Ad esempio, anche inserire quando create il documento, il titolo, l'autore. La lingua è una cosa che aiuta i software, però il titolo del documento sono tutte proprietà che trovate all'interno di Word che dovreste mettere. Gli stili. È possibile e doveroso utilizzare gli stili e funzionalità di lista per formattare i contenuti in capitoli, paragrafi e punti elenco. Oppure è importante non creare allineamenti con la barra spaziatrice, ma utilizzando la tabulazione. Non utilizzare paragrafi vuoti. A volte sono tutti accorgimenti che adottate per dare una veste grafica probabilmente migliore dal punto di vista estetico al documento, però sono tutte cose che veramente rompono le scatole ai software che devono interpretare i documenti. Quindi, tornando a quello che ho detto all'inizio, provate a utilizzare quel software che vi ho consigliato sui vostri documenti e vi rendete conto di quello che sto dicendo. I link. Qui Allora, un sia secondo, già c'è una domanda, ma la vediamo insieme. Allora, mi dice Valerio: ciao, come suggerite di gestire i titoli dei bandi e dei concorsi che spesso devono contenere molte informazioni già nel titolo? Beh, Allora, semplicemente in questo caso, dimmi tu, vai. questo qua ogni tanto anche a me, cioè spesso mi capita, cerco di sintetizzare il più possibile nel titolo e poi, dato che poi il bando di concorso diciamo, viene pubblicato in una pagina del sito, quindi, perché l'errore, quello che vedo è spesso fare un titolo lunghissimo e non mettere contenuto all'interno dell'articolo. Quindi quello che cerco di fare è sintetizzare il più possibile il titolo, mettere tutte le informazioni all'interno dell'articolo e poi i documenti allegati. Non so se ho risposto alla. Anche la risposta ufficiale è non c'è una metodologia vera che una Secondo me linea sta un guida. po' al buon senso e al cercare di dare le informazioni prettamente necessarie all'interno del titolo e poi tutta la spiegazione all'interno del testo dell'articolo, della notizia. Sì, anche qui aggiungo una cosa di cui probabilmente poi ne parlerai anche dopo, però è importante. Molto spesso vengono inserite tutte le informazioni nel titolo, e non viene inserito nulla nel contenuto, perché molti siti fanno le ricerche, del testo solamente sui titoli. Questo l'ho visto fare in qualche CMS, quindi content manager dei siti. Ovviamente se un sito è fatto bene, la ricerca all'interno del sito avviene sia per i titoli, Che per i sia contenuti. per il contenuto, ok? Quindi, indipendentemente dal fatto che quel bando abbia un nome lunghissimo, se date nel titolo la possibilità di capire di che cosa si tratterà all'interno di quel documento, di quell'articolo, nel testo potete riportare poi tutte le informazioni del caso. Poi, questa è un po' la nostra visione, spero di aver risposto a Valerio. Invece mi chiede Antonello, il software per la verifica di accessibilità, ve lo scrivo in chat. Sì, se mi ridai il nome Gianluca, non me lo No, allora, ricordo. quello è il software, è un software che è uno screen reader, quindi NVDA.
NDVIA. Napoli, Verona, Domodossola, Ancona. È uno dei vari, perché poi ci sono anche software a pagamento, questo è gratuito. Ok, qui scusami, ho perso un pezzo, era NVDA, giusto? Sì. Ok, mi sembra che ci sia anche per Mac, se non ricordo male, ma addirittura ti posso dire che, perché mi sta scrivendo anche Beligna, credo che sia il nome, credo che il Mac insieme all'iPhone, quindi diciamo la famiglia Apple, abbiano degli software di accessibilità integrati, nativi, molto 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 prestanti. Ad esempio sul Mac, nelle impostazioni, adesso te lo sto dicendo da utilizzatore di Mac, nelle impostazioni, nelle preferenze di sistema, c'è proprio un menu accessibilità, okay, che ti abilita lo screen reader ed è uno dei migliori, che esiste al mondo. Quindi l'Apple ha una sensibilità enorme, tant'è che moltissime persone ipovedenti e non vedenti utilizzano strumenti della Apple. Anche l'iPhone ha un suo screen reader nativo direttamente integrato, quindi se ci sono se avete uno strumento, se avete Mac ovviamente è meglio, col problema appunto che ci sollevavano dall'Unione dei Ciechi, che appunto Mac è anche, quindi Apple in generale, è anche molto costoso, quindi spesso ci sono persone già in difficoltà e fanno fatica ad accedere economicamente a uno strumento di questa natura. Poi eventualmente ti mando due screen di dove si abilita questa cosa da accessibilità o un link a un articolo comunque in chat. Quindi vediamo, ci sono un pochino di risposte. Ok, leggo un attimo e poi dopo nel caso vai avanti, poi dopo ti Ok, do informazioni. quindi continuo. Collegamenti ipertestuali, link, quindi che potete inserire all'interno dei documenti o, come vi ho detto, tutte le cose che stiamo vedendo legate al documento valgono anche per il sito web. Quindi inserire dei link con la sola scritta clicca qui non va bene, anche perché quando inserite, allora il link può essere già parlante, quindi scrivere al posto di clicca qui il nome del collegamento può essere una cosa buona da fare. E all'interno del link, tra le proprietà del link, ci sono il titolo del link, che sono campi che spesso non vengono compilati, ma sono quelli che dovreste compilare appunto perché sono quelli che vengono letti dai software. I colori, anche qui diciamo per fortuna negli ultimi mesi vediamo molti siti che vengono rifatti secondo le linee guida AGID. Questo era un problema probabilmente di qualche anno fa, però detto, vediamo ancora qualche sito che è ancora fatto così, quindi con del testo che non si legge sullo sfondo perché magari c'è il testo scritto in bianco, nello sfondo c'è un'immagine. Diciamo, sono tutte cose che sicuramente danno fastidio a una persona con disabilità. Ad esempio, l'utilizzo delle tabelle, anche qui di fare attenzione a non complicare la struttura delle tabelle. Le immagini, per quanto riguarda le immagini, stessa cosa dei link, stessa cosa che vale per i link. È importante, doveroso, quando inserite un'immagine all'interno di un documento o all'interno di una pagina web, aggiungere la didascalia, che è una cosa opzionale, potete scegliere se metterla o non metterla, ma obbligatoria sono i testi alternativi, quindi il titolo e la descrizione. E a monte, prima ancora, anche il nome dell'immagine dovrebbe essere un nome sensato, perché il nome dell'immagine, il titolo dell'immagine, quindi i testi alternativi, sono gli elementi che vengono letti dai software, sia da Google, sia dai software che vengono utilizzati dalle persone con disabilità. E anche questo è un problema che, tornando agli esempi di prima, le immagini allegate alle notizie sul coronavirus non avevano testi alternativi. I caratteri, anche qui cercare di utilizzare caratteri senza grazie, con una dimensione minima consigliata. Verifica dell'accessibilità, anche qui Word tra le proprietà ha
ha una funzione che è verifica documento, verifica accessibilità. Quindi voi state, una volta che avete creato o mentre state creando il documento, in qualsiasi momento potete verificare l'accessibilità e Word va a controllare tutte queste cose di cui abbiamo detto. Quindi vi segnala se magari avete inserito un link, un'immagine, senza magari aver indicato il testo alternativo, magari vi siete dimenticati il nome del documento, l'autore. Però è una cosa che potete verificare quando volete, e alla fine questo documento viene convertito in PDF. Quindi in questo modo avete creato un documento accessibile e avete aiutato le persone con disabilità a fruirne i contenuti in modo più semplice e più veloce. Come puoi semplificare invece il modo in cui comunichi? Vabbè. Qui vi ho messo il link di Designers Italia dove trovate tutte le linee guida su marketing, comunicazione, storytelling. Quindi ci sono tante risorse gratuite che possono aiutarvi a migliorare fin da subito il modo con cui pubblicate i contenuti. Io aggiungo No Burocratese Digitale, adesso vi porto un esempio di un articolo che ho dovuto pubblicare negli scorsi giorni e di usare un linguaggio semplice. Questa è una cosa che molto spesso purtroppo non vedo sui siti delle pubbliche amministrazioni. Gianlu, Quindi riesci questi. a tornare indietro di una slide? Mi chiedono se puoi tornare indietro di una slide, credo che sia Cosimo. Se mi dici qual è esattamente, qual era, che così cerco di venirti incontro. È scappata una slide probabilmente importante. Considerate che poi ve le mandiamo tutte, quindi non vi preoccupate. Quella di prima, aspetta. Quella di Word. Italia o quella di Word? Così almeno. Sì, questo è lo screenshot di Word Ok, questa qua è di questa. Word. Questa. Sì, se puoi Sì, ok, rimandare un qui attimo. c'è spiegato appunto come creare un PDF accessibile sulla base del documento Word creato secondo tutti i criteri che abbiamo visto con le intestazioni, in modo che anche sul PDF ci siano i link dal sommario per andare direttamente alla sezione desiderata. Ok, aggiungo solo che noi l'abbiamo già preparata e ve la metterò in allegato insieme alle slide, la guida per la creazione di un PDF accessibile. Quindi abbiamo riportato tutte le informazioni che vi stiamo mettendo in una guida pratica, non solo per Word, ma anche con tutti gli altri, come si chiamano, word processor, quindi in realtà anche su altri, oddio, non mi vengono le parole stamattina. Comunque, su tutti anche gli altri word processor, quindi che siano LibreOffice, OpenOffice, come si fa a creare partendo da quel documento nativo un PDF accessibile? Ok? Ok, quindi vado avanti. Eravamo arrivati qua. Quindi questi sono 7 consigli per, diciamo così, tra virgolette, comunicare meglio. Erano i consigli che avevamo inserito anche nel webinar dedicato al sito web, però vanno benissimo ancora di più, a maggior ragione per quanto riguarda l'accessibilità. Quindi utilizzare un linguaggio semplice, quindi semplificare il più possibile. E utilizzare un linguaggio vicino alle persone, quindi no burocratese digitale, anche perché per disabilità si intendono anche disabilità cognitive, quindi ci possono essere persone che fanno un po' più fatica delle altre a capire quello che scrivete, quindi non utilizzare parole troppo complicate, sono tutte cose che aiutano. Poi evitare troppi passaggi per arrivare in. Aspetta, aggiungo una cosa perché me lo stanno chiedendo mentre stavi leggendo, mi chiedono appunto, magari poi l'avresti spiegato dopo, però hanno spoilerato così lo spieghiamo subito, cosa sono i bullet points, poi dopo spiega bene perché magari qualcuno Gli elenchi sfugge. puntati. Esatto, gli elenchi puntati, quindi sono proprio l'elenco puntato, ecco, in Diciamo questo caso. che questi consigli vanno bene per tutte le persone, no? Quindi adesso però dopo lo vedete meglio nell'esercizio che volevo farvi fare. Allora, quindi evitare troppi passaggi per arrivare all'informazione. Anche qui, quello che mi capita di fare giornalmente è pubblicare documenti, quindi lasciamo perdere che siano scansione o meno, però pubblicare dei PDF.
che contengono la notizia che volete pubblicare sul vostro sito. Quello che faccio a volte, oltre, vabbè, se è una scansione, cerco di riscriverla. Se non è una scansione, prendo tutto il contenuto del documento e lo pubblico nell'articolo, nella pagina, perché anche qui così evito ad una persona che arriva sul vostro sito web che deve cliccare sul link per arrivare all'articolo e poi scaricare un PDF per leggere il contenuto. No, quindi se posso evitare dei passaggi, lo faccio. Ad esempio, a volte magari nel PDF c'è inserito un link per andare a un'altra pagina, cioè sono tutti passaggi in più che le persone che sono costrette a fare. Quindi, se posso, restringo al massimo il numero dei passaggi che faccio fare alle persone. Suddividere i testi molto lunghi in più paragrafi, questo anche nell'ottica di migliorare la leggibilità di un testo è importante. Utilizzare i bullet points sono gli elenchi puntati per mettere l'evidenza sulla parte del contenuto alla quale volete dare più evidenza. Utilizzare il grassetto e non scrivere tutto in maiuscolo è molto fastidioso. Se vi ricordate, una delle prime slide conteneva un avviso. Io non capisco come mai, o perché magari lasciate il maiuscolo attivo perché lo usate all'interno di un software, quasi tutti gli avvisi che pubblicate sono scritti in maiuscolo, ma è una cosa che è abbastanza fastidiosa da leggere. Sì, Quindi diciamo che è se una delle prime cose che sono state introdotte nell'etiquette, quindi diciamo l'etichetta del buon senso di internet, appunto il grassetto significa urlato, ok? Quindi quando uno vuole urlare qualcosa su web, digitandolo proprio in maiuscolo, si tende a farlo percepire come qualcuno che sta urlando. Se scrivete un intero testo in maiuscolo, al di là di essere fastidioso nella lettura, è proprio come se stesse urlando qualcosa. Quindi utilizzare anche questo tipo di stratagemma, mettete dei punti in grassetto se volete dare in grassetto o in maiuscolo, comunque utilizzando sì, magari qualche queste. parola, ma non proprio tutto. Esatto. Ecco. Allora, qui era un esercizio che volevo farvi fare giusto per magari per farvi allenare sul fatto di provare a semplificare i vostri avvisi. Questo è un avviso che ho pubblicato settimana scorsa su alcuni siti. Questo era l'oggetto. Referendum costituzionale confermativo il 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo legge costituzionale in materia di riduzione del numero di parlamentari, sospensione delle operazioni referendarie. Questo magari è un esercizio che va bene anche relativamente alla domanda di prima di provare a sintetizzare il titolo dei concorsi. Questa è la notizia, questo è l'articolo. Io vi invito io per primo ho dovuto leggerlo almeno 2 o 3 volte per capire quale fosse il senso di questa notizia. Io vi invito a leggerlo e volevo lasciarvi qualche minuto per, se avete voglia, di provare a sintetizzare questa notizia. Dopo poi vi faccio vedere come l'ho sintetizzata io. Mi sembri un po' polemico. È una cosa che Ti ha dato sì, fastidio. no, non so se può essere interessante, mi sembrava un buon esempio. Vabbè, diciamo che se cerchiamo di leggerlo, io vedo, me l'hai mandato prima mentre stavamo testando il funzionamento dello strumento di webinar, e in effetti mi ha fatto venire l'ansia, penso che non capisco quando finisce con tutte queste virgole e punteggiatura. Qui c'è un, diciamo, non corretto uso della punteggiatura in generale, quindi non si capisce, non si capisce. Intanto che state leggendo, ne approfitto per dire che ridiamo sempre nel fatto che lavoriamo molto sulla comunicazione io e Gianluca, quindi anche sui suggerimenti da darvi sulla comunicazione, e spesso troviamo. Siamo costretti a dire di smetterla di utilizzare il burocratese quando fate le comunicazioni, soprattutto quando mi incazzo più spesso è quando lo vedo rivolto a un certo tipo di target molto giovane. Quindi ho letto delle cose dove si cercava di portare delle notizie in cui si cercava di portare
dei ragazzini di 14-16 anni in biblioteca per un evento ed era scritto come se fosse un regio decreto del 1821. Cioè, io mi immagino un ragazzino di 14 anni che si mette a leggere quella cosa con riportati riferimenti normativi assurdi, cosa cavolo poteva mai aver capito. Comunque, vabbè, intanto mi stanno arrivando un po' di segnalazioni, appunto. Burocratese della peggio specie, non riesco a respirare. Il punto dopo 9 righe. Sì, Valerio. Allora non ero l'unico che si è trovato in difficoltà nel leggere Sì, e questa poi notizia. un'altra invece, giustamente, un'altra cosa che mi segnalano è appunto il problema che spesso siamo anche tecnici e non ci è consentito toccare il contenuto. E ha ragione, cioè molto spesso. Sono dei tecnici le persone che stanno pubblicando, non sono tenute a mettere mano a un documento che gli è stato passato, quello sì, però direi di andare avanti, vai. Vabbè, io vi faccio vedere come lo semplifico, anche perché poi questo era un avviso contenuto in un documento scansionato, no? Quindi quello che ho fatto io è stato questo. Quindi ho cercato di abbreviare l'oggetto, ho cercato di semplificare la frase cercando di arrivare subito al punto, quindi dare subito l'informazione. E poi in allegato una scansione dell'avviso originale, quindi dell'avviso integrale. In questo modo credo di aver aiutato qualsiasi persona, indipendentemente dalla disabilità, a capire qual era l'informazione. A maggior ragione una persona con disabilità, anche perché poi gli ho detto: guarda, che in allegato c'è una scansione, quindi so che una scansione non leggerla, però il contenuto te l'ho già mostrato. Va bene, poi allora questa è una parte un po' tecnica che magari guardiamo veloce per arrivare a quali sono i requisiti tecnici previsti. Questa, vabbè, ve lascio nelle slide, quindi qua è spiegato che cos'è il V3C, che è un'organizzazione governativa che si occupa di stabilire gli standard di riferimento per il web. Ovviamente il web ha un potenziale praticamente illimitato ed apre porte, nuove porte, apre nuove strade ai portatori di handicap, queste cose le sappiamo. Le UI, questo è uno sforzo per migliorare l'accessibilità del web alle persone disabili, e le WCAG praticamente sono le linee guida per l'accessibilità pubblicate. No, qui vi ho lasciato il link dove trovate tutte le linee guida che servono per garantire l'accessibilità dei software, dei siti web, delle applicazioni. Sono linee guida che, vabbè, voi dovreste quantomeno sapere, però sono linee guida anche dedicate a chi poi sviluppa il sito web, sviluppa l'applicazione, sviluppa il software. Adesso vi farò vedere le cose che secondo me sono più importanti per voi, perché sono quelle che potete già verificare in modo da anche poter dire a chi vi ha realizzato il sito, l'app o il software, segnalare quali sono magari alcune cose critiche perché non sono state pensate o non sono state fatte. Quindi gli accorgimenti tecnici più importanti che potete verificare immediatamente sono, li abbiamo già visti quasi tutti, però le alternative testuali cosa vuol dire? Significa che tutti i tipi di contenuti non testuali devono avere una controparte testuale. Quindi, cosa sono i tipi di contenuti non testuali? Le immagini, gli audio, i video, le animazioni. Quando voi inserite uno di questi tipi di contenuti, un'immagine, un video all'interno del vostro sito web, dovete inserire l'alternativa, il testo alternativo. Quindi sono cose che credo abbiate tutte a disposizione sicuramente in Word, nei documenti, ma anche negli strumenti. Adesso io non so quali strumenti usate per gestire i vostri siti web, però credo che quasi sicuramente quasi tutti, magari fatevi spiegare come farlo, ma avete la possibilità quando inserite un link, quando inserite un'immagine, un video, inserire anche queste alternative testuali abbinate all'immagine, al video, all'audio o al link.
O, ad esempio, per quanto riguarda le trascrizioni dei contenuti registrati, adesso non mi ricordo dove eravamo, Andrea, a un evento c'era un comune che ci aveva segnalato appunto che loro da un po' di tempo avevano iniziato a fare le dirette su Facebook dei consigli comunali, perfetto, se non che comunque una persona con disabilità non poteva essere a conoscenza di quello che si era detto al consiglio. Quindi va bene fare la diretta Facebook, però poi quantomeno o tutta la trascrizione, ma se proprio non siamo in grado perché non abbiamo gli strumenti per farlo, quantomeno scrivere il riassunto con i punti più salienti di quello che si è detto durante il video può essere una cosa importante. Sì, mi ricordo, E, era un evento live dove ci hanno detto sì, noi siamo bravissimi, facciamo tutto il consiglio in webinar, live, eccetera. No, molto bene, quindi c'è qualcosa che ci potete suggerire per migliorarlo? E mi ricordo che gli avevamo detto sì, dei sottotitoli non sarebbe male, quindi ci sono dei software ovviamente che lo fanno anche live in quel momento o degli strumenti in cui gli si dà impasto il video o l'audio e creano i sottotitoli o comunque una sorta di schema, come diceva Gianluca, un riassunto di quello che è stato detto a posteriori, ovviamente. certo. Perché ovviamente al di là della parte della disabilità visiva c'è anche la disabilità uditiva, ok? Quindi in realtà bisogna tener conto anche di questo. Oppure i codici CAPTCHA, non so se tutti sapete cosa sono, magari sui vostri siti ci sono sezioni dove sono presenti dei moduli per inviare, come magari, anzi sicuramente adesso bisognerà inserire quel modulo per prevedere il feedback da parte degli utenti, sicuramente quel modulo che dovrà contenere il nome, la mail, non so, il numero di telefono, comunque il testo del feedback per evitare spam, dovrà essere presente un codice e nell'ottica di garantire accessibilità usare CAPTCHA matematiche, quindi non selezionare l'immagine col semaforo perché una persona non vedente giustamente non può vedere qual è l'immagine che contiene il semaforo. L'adattabilità, questo è uno dei requisiti che tutti i contenuti devono essere presentati in diverse modalità senza compromettere le informazioni nella struttura. Quindi uno dei nuovi requisiti, se non sbaglio, è quello di fare attenzione all'orientamento del display, anche perché qui quello che abbiamo visto monitorando quello che avviene sui siti web è che anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ormai la maggior parte delle visite arrivano da mobile e come abbiamo potuto vedere all'Unione dei Ciechi, anche le persone con disabilità utilizzano degli smartphone e quindi bisogna, ad esempio, una cosa che vi chiedo, quanti dei vostri siti web, io spero tutti, siano responsive, cioè che i contenuti si adattino automaticamente al dispositivo dal quale vengono visti. Perché quello che vediamo in giro è che ci sono ancora dei siti web che non sono responsive. Non so, i vostri siti sono tutti responsive? Da questo Aspetta, punto? no, non al 100%, sì, infatti immagino E poi parzialmente. anche lì, responsive è una cosa, poi bisogna verificare anche quanto sono però ottimizzati per il mobile e ottimizzati anche appunto per i software che utilizzano le persone con disabilità. Sono tutte verifiche che andrebbero fatte. Distinguibilità, ne parlavamo un po' anche prima, quindi tutti i contenuti devono essere facilmente distinguibili, facilitandone l'utilizzo, come separando i contenuti dallo sfondo, quindi caratteri leggibili, la dimensione del testo, un buon contrasto tra testo e sfondo, sono tutte cose che potete già verificare.
L'accessibilità da tastiera, anche questo è un aspetto importante, quindi uno dei requisiti è che tutte le funzionalità devono essere completamente disponibili anche da tastiera, quindi le persone che utilizzano delle tastiere ausiliarie devono essere in grado di navigare sui vostri siti, sulle app attraverso la tastiera, quindi mi immagino ad esempio il menu principale del vostro sito web deve poter essere raggiungibile da tastiera. Anche questa è una cosa che dovreste verificare. Adeguata disponibilità del tempo. Anche qui tutti i contenuti devono essere visualizzabili entro un tempo sufficiente per l'utente. Dato che ci sono persone che potrebbero aver bisogno di più tempo per recepire le informazioni contenute all'interno di una pagina, è importante che questo tempo non sia troppo limitato. Ad esempio, a volte ci sono pagine che in automatico fanno il refresh della pagina ogni, non so, 30 secondi, l'ho avuto lì. Questo tempo, 30 secondi, un minuto, potrebbe essere non adeguato per alcune persone. E quindi questo è un aspetto importante da tenere conto. Vabbè, convulsioni e reazioni fisiche. Per fortuna, siti web con contenuti lampeggianti non ne vedo più, però è uno dei requisiti di cui tener conto. Anche, e questo è importante, la navigabilità. Di fianco ho messo user experience, quindi questa è una cosa che va a migliorare l'esperienza di navigazione di tutte le persone. Però a maggior ragione per le persone con disabilità, utilizzare i titoli di pagina per descrivere gli argomenti. Ad esempio, la stessa cosa che vale per un documento. Abbiamo una pagina del sito web. Magari con un contenuto corposo, suddividere questo contenuto in paragrafi, inserendo i titoli, le intestazioni di paragrafo, può aiutare le persone ad arrivare direttamente alla sezione di quella pagina, alla sola sezione che interessa, senza dover leggere tutta. Oppure garantire la possibilità di navigare la pagina spostando il focus tra i vari oggetti presenti, magari spostandosi tra i menu piuttosto che spostandosi tra i campi presenti nel modulo di contatto. Quindi bisogna verificare che quando una persona sposta il focus magari con il tab, diciamo, l'ordine sia corretto. Specificare in maniera comprensibile lo scopo di ogni collegamento, quindi qualsiasi link che inserite all'interno del contenuto, verificate il nome del link, il titolo del link, oppure, non so, i titoli e etichette per descrivere l'organizzazione logica dei contenuti. Diciamo, sono tutte cose che dovreste verificare per garantire la navigabilità alle persone con disabilità. Leggibilità, anche questo abbiamo parlato un po' prima, quindi fornire in maniera leggibile e comprensibile, quindi cercare di utilizzare un linguaggio semplice. Il discorso di definire la lingua delle pagine è una cosa che aiuta i software a capire qual è la lingua della pagina e a leggerla secondo le impostazioni di quella lingua. Poi ho aggiunto evitare parole inusuali o abbreviazioni. Quindi spesso, vedo spesso molte abbreviazioni che una persona, diciamo, bene o male può capire, però mettetevi nei panni di un software che legge l'abbreviazione, diciamo, diventa incomprensibile per alcune persone. Un altro requisito è la prevedibilità, quindi sviluppare pagine web prevedibili che siano intuitive per gli utenti. Diciamo che le persone quando arrivano sui vostri siti web devono poter capire immediatamente dove possono andare, cosa possono fare. Quindi questo è, diciamo, è un aspetto importante e non sempre
Come detto prima, nonostante il sito sia accessibile dal punto di vista tecnico, la struttura in sé del sito, come avete organizzato i contenuti, non è detto che sia necessariamente prevedibile. L'assistenza nell'inserimento di dati e informazioni, quindi anche qui bisogna fornire assistenza in tutte quelle sezioni del sito all'interno delle quali le persone potrebbero necessitare di assistenza, quindi la compilazione di un form di contatto, di un modulo. Utilizzare etichette e istruzioni quando il contenuto richiede input da parte dell'utente. Quindi le etichette è un po' come, diciamo, il testo alternativo che si mette su un link o su un'immagine, spiega qual è l'obiettivo di un campo. Quindi voi provate a chiudervi gli occhi e se non sono presenti queste informazioni, non potete capire cosa potete inserire all'interno di quel campo. Compatibilità, quindi assicurare la totale compatibilità con le tecnologie assistive. Queste qua sono verifiche che andrebbero fatte, come vi ho detto, ma proprio insieme alle persone con disabilità, perché fare questo tipo di verifica è l'unico modo che avete per capire se quello che avete fatto l'avete fatto nel modo corretto oppure no. E niente, poi io qui avevo Aspetta, messo. Gianlu, Vai. mi dicono, mi suggerite di evitare di utilizzare il tooltip a comparsa con un hover del mouse? Non ho capito. Sai il tooltip text, quello che imposti che quando passi con il mouse sopra un'etichetta esce ovviamente un messaggio. Credo che Quello. quello è No, proprio secondo il tool me quella è una alternativo cosa possibile. attuale. Non ho capito. Corretto. No, stavo dicendo che secondo me quello, il tooltip a comparsa, dipende dove lo stai facendo, su che cosa, nel senso Quello lì è il che. testo perché ad esempio su alcune immagini, quando passate sull'immagine esce un testo, quello è proprio il testo alternativo. O sopra Sì, un link. esatto, quello che dico, suggerisco di tenerlo appunto perché quello è il testo alternativo, quindi è proprio quello che serve, che quando ci si passa sopra, diciamo, a noi visivamente compare quel fumetto, alle persone che hanno installato uno screen reader legge quello che c'è scritto in quel fumetto, quindi quella è l'alternativa testuale che va usata Sì, anche, assolutamente. ad esempio, quello può essere già una prima verifica, cioè quando passo sopra un'immagine e non esce niente, probabilmente a quell'immagine non è stato assegnato un testo alternativo. Non è detto, perché poi si può verificare in un altro modo, però già quello può essere un primo segnale da verificare. Sì, mentre aggiungo che per le toast notification, anche quelle dipende diciamo, dal sistema operativo, nel senso che tecnicamente se il sistema sotto le gestisce, anche quelle sono, diciamo, leggibili da uno screen reader, però lo deve garantire il sistema operativo. Da quello che so, sicuramente iPhone lo fa, non ho moltissima esperienza su Android perché non ho provato, cellulari Android con abilitati degli screen reader, però ti posso assicurare che lato iPhone lo fanno. Questo sì, mi informerò meglio. Prego. Giallo, puoi andare se vuoi. Sì, no, niente, allora qui allora, la presentazione, le slide sono finite. Quello che avevo appunto, l'ultima slide era se qualcuno di voi vuole dirmi il proprio sito web, possiamo fare un controllo veloce o per farvi vedere anche che cosa potreste controllare direttamente voi sui vostri siti in modo da capire se sono accessibili davvero oppure no. Se qualcuno ha voglia di indicare il proprio sito web, possiamo fare qualche controllo insieme veloce. Guarda, si sono suicidate 40 persone che erano collegate, siamo rimasti io e Ok, te. va bene, allora niente. No, allora, aspetta, mi chiedono un attimo, le chiedevo lato desktop, ok. Le
toast notification lato desktop, sì, allora sì. Se sono quelle di Bootstrap, sì, sono sicuro che le legge. Adesso stiamo parlando tecnichese, ok? Però sì, le conosco. Di Bootstrap, sono sicuro che Bootstrap ha fatto molto per l'accessibilità, questo sì. Quindi posso assicurare che sì. Qui mi arrivano un paio intanto di, anzi tre richieste se vuoi, puoi controllare il comune di Luino, oppure il comune di Arquata Scrivia, o il comune di Saltrio. Quindi abbiamo Cinzia, Monica e Ah. Sonia che si sono proposte. Comune Luino. Partiamo dal primo che me l'ha chiesto, che era Cinzia, se vogliamo dare un'occhiata al comune di Luino, sì, volentieri. Poi se abbiamo 2 minuti, se riusciamo, li vediamo tutti e tre, gli diamo una bottarella a tutti. Ok, allora vediamo. Ad esempio, adesso io non so se questa l'immagine qua che si carica un po' così lentamente è un problema, magari probabilmente è un problema della mia linea, no? Però, ad esempio, Beh, puoi fare un test su Google Speed. facciamo una cosa che potete verificare sui vostri siti è, ad esempio, cliccando con il tasto destro, io sto usando Chrome, c'è un'ispezione. Questa è una cosa che vi aiuta a ispezionare l'elemento, ad esempio questa immagine, legato sull'immagine, vi può aiutare a capire se su quell'immagine è inserito o no il testo alternativo, che probabilmente in questo caso no, mi sembra di non trovare. Ad esempio, ispeziona, vediamo questa immagine. Ecco, ad esempio, queste immagini credo che non abbiano il testo alternativo, quindi per quanto possano essere belle, sicuramente sono un freno per le persone con disabilità. Quello che volevo vedere era anche magari la dimensione dell'immagine, perché a volte un errore che fate è quello di pubblicare le immagini così come sono, con la dimensione con la qualità originale, e sono tutti elementi che appesantiscono notevolmente il caricamento della pagina. Quindi questa è una cosa che poi influisce su tutte le persone, quindi i siti lenti, diciamo, non sono il massimo. Poi, non so, probabilmente bisognerebbe andare a vedere all'interno di questa notizia. Ecco, ad esempio, lettera coronavirus, sindaci comunità montana. Qua l'immagine, sì, no, ok, qua esce, quindi probabilmente c'è il testo alternativo. Che anche qui il testo alternativo, mettiamo adesso, io non so se questa lettera è un PDF, è una scansione o meno, vediamo. Usando il modem 56K oggi però tu, eh. Oh. No, ok, in questo caso non è una scansione, quindi va bene. Diciamo che quello che si poteva fare magari era quello di evitare di pubblicare un PDF quando, ad esempio, questo testo poteva essere inserito all'interno dell'articolo, quindi direttamente in questa pagina, perché in questo modo così io arrivo qui e poi devo fare un altro clic, quindi c'è un passaggio in più, quindi poteva essere semplificato. In questo modo. Sì, oppure lasciare poi il download del PDF come, Sì, diciamo, come magari prima. fare il riassunto di questa lettera e poi dare la possibilità a chi vuole di scaricarla, però dare già un riassunto prima poteva essere una cosa interessante. Non so, proviamo a vedere. Qua, diciamo. Come template, come ti sembra? Ecco, ad esempio, questo è una cosa. Come template ti sembra in linea con Sì, quelli questo è in linea con quello che dice Agid. Qui c'è un, ad esempio, qui c'è un clic qui per effettuare l'acquisto online. Il clicca col link solo sulla parola qui, diciamo, non è il massimo, anche perché poi su questa parola non c'è il testo alternativo, quindi è solo un qui.
diciamo, non è il modo perfetto per inserire un link all'interno di un articolo. Come l'avresti fatto tu in questo caso? Avresti messo su tutta la parola clicca qui il link o su tutto addirittura il titolo? Cioè su tutto No, la. poteva essere per effettuare l'acquisto online per gli abbonamenti a stagione, cliccare sul seguente link, due punti, acquisto online abbonamenti, e quello era il link. Oppure, non so, poteva essere per gli abbonamenti. Procedere con l'acquisto online, e su acquisto online era acquisto online il link, e insieme al link, come titolo del link, poteva essere acquisto online abbonamenti stagione 2019-2020. Non so, Certo. poteva essere fatto in questi due modi questo link. Diciamo che magari, ad esempio, in questa pagina, ad esempio, non so, l'immagine poteva anche non essere presente, nel senso perché, ad esempio, non so, se io provo a vedere come si vede questa notizia da mobile, probabilmente l'immagine viene messa sopra il testo, e quindi è un elemento che, diciamo, rallenta la modalità in cui si arriva al contenuto vero e proprio della notizia. Non so, questa è una cosa che mi sta Sì, venendo proviamo adesso. a vederne un altro, magari mi chiedono Vai. magari in ordine, magari andiamo a dare un'occhiata Vai. al comune di Arquata Scrivia. Arquata Com'è che si chiama? Quarta scritta. esatto. Non mi va a Scrivia. far figure. Ok. Ah, una cosa sul sito di prima è che non era sicuro. Che non c'entra con l'accessibilità, però diciamo, aiuto. Sono preoccupato. Okay. Vabbè, ma questo deve essere quello vecchio. Ah, ok. Non lo stavate rifacendo, chiedo Monica. Forse sì. Perché Sono mi preoccupato ricordo. di quello che dice. Ok. Sono preoccupato di quello che esce. Ok, questa è la prima nefandezza. Ok. Allora, diciamo che la veste grafica, vabbè, già così si vede che non è proprio in linea con le linee guida di design di Agid. Non so, biblioteca chiusa, diciamo, leggi tutto. Ad esempio, su questa immagine. Ok, qua il testo alternativo. Ad esempio, questo testo alternativo è fatto bene perché sull'immagine c'è scritto anche, cioè c'è già spiegato biblioteca chiusa fino al 3 aprile 2020 per un'emergenza sanitaria. Quindi diciamo che quando il software passa sopra l'immagine, leggendo questo testo, diciamo io potrei non aver bisogno di andare avanti a cliccare perché già qui c'è scritto qual è il contenuto finale di questa notizia. L'unica cosa probabilmente è il fatto che sia scritta in maiuscolo che non è il massimo. Però se poi vado a vedere. Perché mi fermo? Ecco. Secondo me qua il problema è che ogni link mi rimanda in una nuova pagina. Diciamo dal punto di vista grafico, Beh, anche dell'usabilità in questo caso, che è uno dei, al di dell'usabilità, là dell'accessibilità, non abbiamo parlato dell'usabilità, però anche l'usabilità è il importante. fatto che è tutto scritto in maiuscolo, diciamo se, vediamo Ti sei se suicidato? anche qui, no, sto guardando se, aspetta. Sì, ok. Sì, probabilmente non è il massimo della. Fruibilità, Bisogna via. capire anche poi da mobile come viene letto questo testo tutto in maiuscolo. No, il problema grosso è che ogni pagina viene aperta in un'altra pagina, quindi io poi alla fine mi trovo con 10 pagine aperte se leggo 10 notizie. Ah, ok, c'era anche l'avviso sito che non avevo visto.
Questi sono PDF. Ok, questo non è. Ecco, ad esempio, questo PDF. Sì, no, ok, probabilmente, ecco, questa cosa qui è una cosa fatta che probabilmente lo rende migliore un po' graficamente, però non è il massimo dal punto di vista dell'accessibilità. Bisogna, non so, questo numero messo così in evidenza, diciamo, la formattazione probabilmente non è il massimo dal punto di vista dell'accessibilità, ecco. Non so, questo avviso sito, vediamo, ok, non è una scansione. Diciamo, allora, la maggior parte delle scansioni sono presenti, vabbè, nell'amministrazione trasparente, lì si apre un altro argomento. Però, diciamo, a vedere così, il fatto che già questi avvisi non sono scansioni e che l'immagine contiene il testo alternativo con il contenuto dell'avviso può essere già una buona cosa. Ok, vogliamo passare a vedere magari un salto, ho altre due richieste che sono Saltrio, comune di Saltrio, che qua è in provincia, anche lui, e poi un altro comune che mi ha chiesto, che è in provincia di Crotone, se non sbaglio. Allora, vediamo, un esaltrio. Qui poi bisognerebbe testare veramente ogni pagina con il software, anche perché poi qui adesso non stiamo guardando tecnicamente ogni pagina come è fatta, quindi come ad esempio il titolo della pagina, se è appropriato o no, cioè, diciamo, ci sono, questo è proprio un controllo velocissimo fatto così, ad esempio, non so, coronavirus emergenza. Vediamo. Ah, poi ecco, una cosa sulle. Non so, vediamo. Beh, probabilmente. No, ok, ad esempio, qui la cosa buona è che il contenuto dei decreti, quantomeno qui, è scritto. Quindi diciamo che se le cose più importanti sono scritte qui, una persona non è costretta poi ad aprire anche tutti i vari allegati. Una cosa che volevo dire sull'immagine, tornando nella home. È che probabilmente queste immagini qua sono prese da internet e diciamo che queste immagini probabilmente sono coperte da copyright, quindi non so se queste immagini possono essere utilizzate. Questo è un problema che vediamo spesso su alcuni siti, che voi prendete le immagini da internet senza preoccuparvi del fatto che le possiate davvero utilizzare oppure no. Però vabbè, era così per dire. Sì, però direi che questo mi sembra interessante, Sì. fatto decisamente bene. Vedi anche qua il testo alternativo coronavirus orari uffici. Allora, può essere buono come testo alternativo. Anche perché poi dopo all'interno della notizia ci sono. Anche qua, secondo me il fatto che sia scritto tutto in maiuscolo non è il massimo. Però diciamo che qui le informazioni ci sono e quindi va bene. Perché poi, vabbè, chiaro che non si poteva mettere tutto all'interno del testo alternativo dell'immagine, anche perché ogni ufficio magari ha orari diversi, quindi ci sta, va bene, diciamo che va bene. Ok, puoi cercare magari, facciamo l'ultimo, poi andiamo avanti, vi condivido anche due righe di Roberto Scano, il comune di Cotronei. Ah, già, una cosa che. Ah no, ok, niente. Andiamo.
Immagino, aspetta, intanto Giuseppe, giusto, sì. Beh, vedo che voi avete ancora il dominio.gov.it. Sicuramente col piano triennale del nuovo dell'informatica 2019-2021 è partita la razionalizzazione di questo, quindi penso che sappiate che andrà poi migrato tutto su comune.nomecomune.provincia.it. Ok, quindi nel caso non lo sappiate, informazione. Vai Gianluca. Stavo guardando, ad esempio, questo è un pop-up che si apre subito, bisogna vedere come viene visto da un software, se è una cosa che dà fastidio oppure no, se poi è possibile chiuderlo senza problemi. Vedo che, ad esempio, l'immagine non ha il testo alternativo, però c'è clicca qui per accedere alla sezione dedicata all'emergenza. Bisogna vedere come viene poi effettivamente visto da un software. Non so, per il contrasto del diffondersi del coronavirus. Ok, qua c'è spiegato tutto. In questo Sì, caso il template allora sicuramente il non è. template non è in linea con, vedi, ad esempio, anche questa cosa qua, ogni volta, cioè questa cosa qua mi ha già dato, cioè mi ha già dato fastidio a me che mi si è già aperta due volte, no? Comunque il template non è in linea con quello che dice Agid, quindi di sicuro non è, probabilmente anche dal lato del codice non sarà il massimo. Diciamo, il fatto di non essere in linea con quello che dice Agid, anche per quanto riguarda il discorso di uniformare la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, diciamo non va troppo bene. So, vediamo. Però vedo che quantomeno le notizie sono scritte, quindi non ci sono, non sono contenuti in PDF. Sì, poi do un suggerimento sempre a Giuseppe. Mi pare di capire, correggimi se sbaglio, Gianluca, solo così a una rapida occhiata, mi sembra che sia WordPress, se non sbaglio. Ma forse Joomla. Vedo VBS sopra nel link, quindi secondo me è un Ma secondo me è WordPress. Joomla, perché credo sia Joomla. In ogni caso, in entrambi i casi, considera che esistono i template già pronti per entrambi i motori, che siano quelli di Joomla o che sia WordPress, esiste già il template Agid a norma. Quindi, esatto, mi dice. Ok, no, no, niente, scusami, ho messo un altro. Sì, basta solo scaricarli, installarli, probabilmente andrà aggiornato tutta la base, e poi installato il template, sicuramente qualche collegamento salta e andrà sistemato. Sì, sembra Joomla, forse hai ragione, una versione Ad abbastanza esempio, lontana. no, in questo caso, questa immagine che è messa qua così, probabilmente per rendere più gradevole la pagina, no? Se io spezzo un elemento, il testo alternativo è immagine contatto. Quello che mi chiedo è: qual è il senso di mettere un'immagine che rallenta comunque la lettura dei contenuti da parte di una persona che utilizza un software? Quindi probabilmente questa immagine è un po' superflua, no? Togliendola aiuterei le persone ad arrivare prima, non so, all'indirizzo mail, al numero di telefono, piuttosto che aspettare che un software incontra un'immagine. Che mi chiedo chissà cosa c'è scritto, il testo alternativo immagine contatto, rimango col dubbio che cos'è un'immagine del contatto. Non so, probabilmente è superfluo. Diciamo che per quanto riguarda l'accessibilità, tutte queste cose superflue, per come anche stiamo pensando noi i siti web delle pubbliche amministrazioni, sono tutti elementi che stiamo togliendo, no? Appunto per semplificare la navigazione, per consentire alle persone di arrivare prima ai contenuti davvero importanti delle pagine. Ok, allora, intanto se riesci a darmi un'ultima occhiata, visto che stanno partecipando ancora tutti, sono molto contento, il comune di Seriate.
Poi, ecco, un'altra cosa legata sempre ai siti web, se avete la possibilità di verificare, verificate anche la velocità dei siti web, Ecco, bravo, poi puoi fare perché... vedere in che modalità lo fai, così anche loro Ah, possono ok. organizzare. Mi piacerebbe che cominciassero Non so, a ad rendersene conto, esempio... so che è una cosa tecnica, però. Sì, qua bisogna vedere, so, ad esempio, queste immagini, se probabilmente, ecco, rimango, ad esempio, non so, su mobile, queste immagini, che a vederle così adesso non so quanto pesino, no? Probabilmente sono tutti elementi che rallentano i siti web, poi dopo vi faccio, possiamo vedere anche quant'è la velocità effettiva di questa pagina. Beh, Ecco, il già vedo che le template notifiche. sicuramente è in linea con quello che dice l'ACI. Sì, e Cosa? poi ho visto anche che le notizie in home page, a meno che se puoi tornare in home page, mi sembra che nessuna notizia ha un'immagine, o Abbia sbaglio. un'immagine? Quindi Beh, già sì, questo ma è fa già capire una che cosa... abbiamo fatto una discussione pesante venerdì con un nostro comune in cui a tutti i costi doveva inserire delle immagini e a volte anche pesanti, oltre che non ufficiali, cioè prese da Google a discrezione dell'utente che le sta pubblicando con i gattini, gattini che col gomitolo, come si chiama, le clip art di Word 97, eccetera, eccetera. Il comune di Seriate è un comune strutturato, non è un comune piccolo. Ma infatti, ad Se esempio, anche su questi link, vedi, c'è il link. Vabbè, a parte che è sbagliato che c'è scritto imitazioni, però vabbè, questo è un errore solo di battitura. Però è fatto bene questo link, perché è un link parlante, cioè indicazioni e comportamenti da seguire. Una persona con disabilità sa esattamente dove mi porta questo link, piuttosto che sia solo un... Vai qui, clicca qui, o anche questo link, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi anche qui probabilmente il vademecum, vediamo se è una scansione oppure no. Vediamo un po' di suspense. fa suspense perché c'è una che fa schifo. Ecco, probabilmente questa è una scansione. Questa è una scansione. No, quindi ad esempio qui l'errore qual è? È fatto bene il link, quindi clicca qui per vedere le indicazioni comportamenti da seguire, però poi vado in una scansione. Quindi questo è un po' quello che vi dicevo che ho fatto nei giorni scorsi, è trascrivere il contenuto di questa immagine e poteva essere inserita all'interno di quest'articolo. In questo modo chiunque poteva leggere il contenuto di questo documento. Ecco, a volte sembra, cioè, sembra una cosa che mi immagino che voi siate lì a dire, ho capito, ma abbiamo tante di quelle cose da fare, che come si fa a star dietro tutto questo? Ecco, già, ad esempio, molto spesso, non dico di fare da scaricabarile, però quantomeno riportare l'informazione a chi vi ha passato il documento. Ok, quindi ad esempio, se voi dovete pubblicare un documento di un'altra associazione, di un altro ente, eccetera, eccetera, di una comunità montana, piuttosto che segnalare a chi vi ha passato il documento, cioè non vi chiediamo di rimettervi a riscrivere un documento che è arrivato dalla comunità montana, magari non accessibile, però segnalare che voi siete sicuramente più in linea e quindi avete bisogno di caricare il testo all'interno della pagina, e quindi se è possibile avere un originale non scansionato o comunque aperto o il testo che è contenuto all'interno della notizia, al di là di pubblicare poi il PDF. Beh, direi che possiamo andare avanti magari con un'altra verifica, visto che adesso in più persone mi stanno chiedendo di vedere. Io se Sì, siete probabilmente, d'accordo. non so, ad esempio, anche queste immagini qui probabilmente rompono un po' le scatole perché adesso non riesco a capire se hanno o no il testo alternativo.
Beh, sì, diciamo che sicuramente su una sezione di eventi, iniziative, diciamo tematica legata magari come dire, alla cultura piuttosto che al turismo, ci può anche stare sempre con l'idea di valutare bene, di non prendere immagini da internet a caso, vedere se l'immagine che state prendendo, molto spesso prendete un'immagine anche che non sapete quanto è grande veramente a livello in termini di dimensioni, perché poi la buttate all'interno di questi software che la ridimensionano, ma non la ridimensionano a livello, di peso, per intenderci. Quindi è possibile che voi la vedete piccola l'immagine, ma magari è stata caricata e pesa 1 mega. Io farei una prova, magari, perché così almeno non teniamo in ostaggio le persone fino all'una, Sì, qui ad di esempio fare. qua magari bisogna verificare anche questa sezione in cui è prevista l'immissione di testi in questi campi, come vengono letti da un software, se sono presenti le etichette. Bisognerebbe verificare, ad esempio, questa cosa qui potrebbe essere una cosa da verificare. Sì, dicevo se si poteva magari far vedere agli utenti che sono ancora in linea, che comunque sono rimasti tutti, quindi vi ringrazio ancora, come si fa a valutare la velocità del sito, ok? Come si valuta la velocità del sito? Allora, la velocità del sito, praticamente ci sono vari strumenti. Uno che utilizzo è Google Speed Insight. Mi fa sempre paura quando ti vedo digitare sulla tua barra di ricerca qualcosa. Sto usando il computer del lavoro, quindi. Ah, ok. Ok. Niente, questo è un servizio gratuito di Google. All'interno si prende la URL del sito, ad esempio in questo caso prendiamo poi anche qui chiaramente l'home page sarà la pagina un po' più lenta, quindi magari non spaventatevi se l'home page ci mette troppi secondi, però anche questa è una cosa che dovrebbe farvi pensare che comunque l'home page resta la pagina più visitata del sito, quindi se è troppo lenta diciamo non va bene, o comunque si dovrebbero prendere un po' tutti gli accorgimenti, sia tecnici che non, quindi chiedersi se magari queste immagini che girano in home page sono due o tre immagini magari caricate in qualità originale, quindi ognuna delle immagini pesa 2 o 3 mega. Banalmente riducendo il peso delle immagini, facendo diventare da 100-200 K, capite quanto si velocizza il sito web. Ad esempio, l'home page qua mi dice che su 100 da mobile, questo è un punteggio che è 45 e 70 da desktop. Qua sotto vi dà un po' di indicazione, ad esempio vi dice che il tempo di velocità è di 6 secondi. Diciamo non è perfetto, però diciamo, c'è di peggio, no? Diciamo che però è una cosa che dovete tener conto, perché come ho detto prima, poi magari se capiterà di parlare dei siti web in uno dei prossimi webinar, mostreremo un po' di dati presi dagli strumenti che servono per monitorare quello che succede sui siti e vedrete come anche un piccolo comune di 1.000-2.000 abitanti, come gli accessi da mobile già qualche mese, se non qualche almeno 1 o 2 anni hanno superato gli accessi da desktop. Quindi verificare che i siti siano veloci, diciamo la velocità di un sito oggi è probabilmente una delle caratteristiche più importanti che deve avere il sito, ma proprio perché le persone adesso accedono al sito dallo smartphone, magari quando sono in giro, quindi non sono collegati a una linea veloce. E quindi è una cosa importantissima da verificare. Ci è capitato Sì. giusto settimana scorsa di vedere un sito dove questo indice era 4 su 100 e la pagina veniva caricata in 12 secondi. Quindi poi posso capire come mai le persone non tornano sui vostri siti se effettivamente sono troppo lenti. Perché potete capire che aspettare 12 secondi è un tempo oggi che siamo abituati a
ad avere le informazioni ormai in tempo velocissimo, aspettare 12 secondi prima di arrivare su una pagina per leggere una notizia è probabilmente un tempo troppo alto. Sì, in questo caso vi dico già che stiamo organizzando e quindi entro questa fine settimana metterò un calendario per il prossimo mese, visto che ovviamente i corsi dal vivo, gli eventi dal vivo non possiamo farli. Abbiamo messo in pista un sistema appunto di faremo 1/2 webinar alla settimana su varie tematiche e Gianluca ovviamente terrà quello proprio dedicato ai siti web. Anche quello l'avevamo già fatto, anche se in maniera molto più leggera qualche mese fa, lo riprendiamo anche in virtù di tutto quello che è successo ultimamente e lo andremo a testare proprio anche sulla velocità. Andremo a parlare di velocità, andremo a parlare anche di contenuti, andremo a parlare di un sacco di cose, quindi vi arriveranno mail anche su questo prossimo webinar. Nel frattempo vi ho condiviso un link in chat che è praticamente quello che mi ha passato Roberto Scano, che vi saluta, che è ovviamente il responsabile di Agile sull'accessibilità, è quello che ha scritto parte delle linee guida ed è ovviamente un membro del V3C, è quello che ha portato il V3C in Italia e devo dire ci ho parlato l'altro giorno, è dispiaciuto di non essere riuscito a intervenire oggi perché avrebbe portato comunque anche lui la sua esperienza da questo punto di vista. Abbiamo fatto una bella chiacchierata settimana scorsa, le domande che gli avevo fatto, la principale era, visto che noi trattiamo spesso i comuni molto piccoli, quindi sotto i 25.000 abitanti, io ho letto il questionario di autovalutazione, il modulo di autovalutazione che Agit chiede di compilare, quello che gli ho detto è, ma come pensate che un comune piccolo sotto i 25.000 abitanti possa attuare tutto questo? E lui mi ha detto abbastanza, insomma, scoraggiato, dice no, sappiamo che ovviamente ci sono anche tante altre problematiche da affrontare, adesso ancora di più, però sicuramente l'idea è quella di sensibilizzare sempre di più all'utilizzo di tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione per le persone per le minoranze, ok? In questo caso, quindi persone con disabilità. Mi aggancio a questo anche per una domanda provocatoria. Come sapete, molti di voi sanno, nel progetto di transizione digitale che portiamo avanti, spesso ci imbattiamo nella conoscenza di qual è il cittadino tipo che avete all'interno, quali sono i cittadini tipo che avete all'interno dei vostri enti, proprio perché molto spesso voi non conoscete chi sono i vostri cittadini. Molto spesso capita che un comune mi ha detto: ma io non ho persone con disabilità visiva all'interno del mio ente. Sì, è vero, è vero anche che le informazioni possono essere utili anche a cittadini di altri comuni o persone di altri comuni. Vero è che se avete la certezza di avere un certo tipo di persona all'interno dell'ente, è ovvio che dedicare delle risorse sia economiche che di tempo per sistemare il sito è quantomeno doveroso da questo punto di vista. Il link che vi ho condiviso non contiene delle cose molto diverse da quello che ha detto Gianluca oggi, sono messe in fila e sono legate molto appunto a quello che è successo negli ultimi giorni del coronavirus, quindi quali sono state le comunicazioni che sono avvenute sui portali, eccetera, eccetera. Ve le ho girate, Roberto è a disposizione per rispondere eventualmente alle vostre domande anche postume, quindi voi avete la mia mail, qualsiasi dubbio che avete, mi scrivete, io sarò lieto di girare le vostre richieste anche a Roberto Scano, che appunto ci sta seguendo via WhatsApp da questo punto di vista. Detto questo, mi hanno chiesto di verificare l'ultimo sito e poi dopo vi lasciamo andare, abbiamo ancora 10 minuti, quasi quasi lo proviamo, il comune di Guidonia. Ok? Ah, e poi ce n'è un altro, scusami, però te lo do dopo, quindi sono due, il comune di Guidonia e un altro, un sito tematico della regione Sardegna. Quindi in Un questo caso qualcosa torrente. di... Cosa? Questo qua, guidonia.org. Guidonia, sì, non mi ha dato il link, mi ha detto solo comune di Guidonia, quindi vediamo se è ancora in linea Alessandro, se sei ancora in linea, vediamo se c'è. Sì, è in linea, è ancora in linea, vediamo se mi risponde. Sì, è questo, sì, mi dice che è questo, vai.
Un attimo, ad esempio, Beh, se innanzitutto prendiamo. anche tu hai un problema di riorganizzazione del dominio, ma credo che tu lo sappia, nel caso, come dicevo prima, ma penso di sì, quindi questo sicuramente guidonia.org non può essere, sicuramente va portato sul dominio istituzionale, quello sicuramente. Vai, ti lascio già. Ad esempio, sì, no, sto guardando, ad esempio, beh, questa immagine non ha il testo alternativo e come abbiamo visto anche in precedenza, probabilmente non ha senso che ci sia un'immagine su questa pagina. Una cosa che secondo me adesso che vedo che non mi piace è che questo numero di telefono è un'immagine. Cioè, mentre questi numeri di telefono sono parte di testo, questo numero di telefono è inserito un'immagine che non ha un testo alternativo, quindi una persona non vedente non vede qual è questo numero di telefono. Quindi, secondo me, questa è una cosa abbastanza grave, mi sembra un errore un po' importante. Un errore che veniva fatto un po' di tempo fa, quello di mettere i numeri di telefono all'interno delle immagini. E, ad esempio, questa qua probabilmente si capisce, lo capite anche voi, che è un'immagine, è una scansione, un'immagine, o comunque vedete, è un'immagine. E anche qui questi numeri di telefono una persona non vedente non può saperli perché sono inseriti all'interno di un'immagine, anche questo testo. Quindi il contenuto di questa immagine andava scritto fuori dall'immagine. Non so, poi qua potremmo aprire tutti questi allegati e vedere se sono scansioni oppure no. Anche perché poi le cose importanti sono contenute all'interno di questi documenti, quindi probabilmente vediamo, manda di qua, ok, va bene, quindi diciamo è vero che ci voleva un po' più di tempo per pubblicare la notizia completa, per scrivere questi testi, sì, è vero. Però nell'ottica dell'accessibilità e di garantire comunque a tutti di fruire dei contenuti, di sapere quali sono i numeri da chiamare, cioè, era importante riscriverli all'interno del testo delle pagine. E anche questo numero, questo qua, è un peccato che sia inserito all'interno di un'immagine. Ok, allora ti ho girato sia come messaggio privato qui su GoToWebinar, sia su Hangout un link per quel sito tematico della Sardegna. Sì. Lo apro. Ok. Sardegna Welfare. Ok. Allora, ad esempio, adesso non so se qua l'immagine si carica lentamente per il fatto che è una linea lenta o perché bisogna vedere. Ad esempio, proviamolo in diretta. Vediamo quanto è grossa questa immagine. Ok, testo alternativo ce l'ha, come vedete, no? Però no, io provo a scaricare questa immagine, mettiamola sul desktop. Famiglia al centro, è un'immagine di 500K perché la dimensione vedete che è 1920x1080. Infatti, qui se apro solo l'immagine la vedo grossa. Questo è un po' un errore perché, se ad esempio in questo sito la parte dedicata all'immagine è solo questa, e probabilmente vediamo se c'è anche all'interno della pagina, sì. Ok, secondo me questo ad esempio, l'errore qua è doppio perché questa immagine è presente sia qui che qui e diciamo che rende il perché sia presente è solo un discorso grafico, no?
Però questa immagine lasciata così nella sua dimensione rallenta di molto il caricamento della pagina e probabilmente non ha appunto troppo senso che ci sia. Però quello che posso vedere è che i contenuti sono scritti all'interno dell'articolo, quindi diciamo che a parte il problema immagine, diciamo, mi sembra a posto. Possiamo provare a vedere qualche altra parte. Non so, ad esempio, qua vedete questo template prevede che in tutte le pagine ci sia sempre comunque un'immagine in questa posizione. Che, diciamo, graficamente a me non piace, nel senso mi urta, mi dà un po' fastidio. Credo dia fastidio anche a un software. Vabbè, poi qua si rimanda Beh, a te fuori. capiscono tante cose però, cioè, sei anche un po' polemico. Scusa. Però a parte gli scherzi, allora, intanto, beh, direi che hai Ecco, visto arrivare queste anche... immagini, scusami, hanno tutte un Vai, vai. testo alternativo che compare, no? Quindi sicuramente un software le interpreta. Poi, non so, andiamo all'interno della pagina. Anche perché credo che questo continua la lettura. Mi rimandi sotto. Ok, quindi cioè, diciamo che dal punto di vista dell'usabilità, ma anche per una persona non disabile, diciamo non è proprio il massimo. Adesso non rifunziona più. Vabbè, cioè interrompere così l'articolo perché c'è questa immagine dentro che dovrebbe rendere la pagina più bella, no? Non so, questo documento. Vediamo se è una scansione oppure no. Ok, va bene. So, sono un po' perplesso sull'utilizzo delle immagini, ecco. Perché è vero che hanno il testo alternativo, però diciamo che dovrebbero essere cose che aggiungono, cioè possono aver senso se aggiungono informazioni, ma se mi costringono, o mi rallentano o mi impediscono di arrivare prima all'informazione, secondo me è solo, cioè io non le metterei, ecco, tutto qua. Va bene, allora se non ci sono altre domande, non ne vedo arrivare. Beh, io direi che intanto vi ringrazio perché siamo stati collegati in 46 persone quasi fino alla fine. Adesso, a parte gli ultimi minuti, ovviamente sono stati abbastanza pratici su alcuni siti che ci hanno passato. Per il resto, devo dire che c'è stata un'attenzione forte e vi ringrazio. Vi ripeto, vi arriverà qualche email con una programmazione per i prossimi webinar che faremo. Adesso ve ne leggo qualcuno, giusto così se avete qualche, anzi, se avete qualche suggerimento su qualche argomento di cui volete parlare nelle prossime settimane, segnalatecelo pure. Noi ovviamente abbiamo già un nostro elenco di cose da fare, ma siamo molto aperti. Allora, abbiamo, beh, sicuramente, allora vi dico, ne abbiamo in programma uno sullo smart working, ma stiamo aspettando gli ultimi dettagli legali per avere diciamo, non il solito webinar in cui si fa del populismo generale sullo smart working, ma qualcosa di estremamente pratico, con documentazione pratica, cosa va compilato, quali sono i reali problemi, anche lato protezione del dato, eccetera, eccetera. Ne abbiamo uno che vi condividerò, è già programmato per il 20, sulla trasparenza amministrativa. Ok, poi ne abbiamo uno che appunto stiamo programmando con Gianluca sui siti internet e sull'utilizzo appunto anche di Google My Business. Abbiamo un altro sull'analisi del cittadino tipo per la scelta dei servizi digitali, uno sul responsabile della transizione digitale, le misure minime di sicurezza,
Pago PA, Leak Procurement, che è un altro di quei temi interessanti, sui diritti digitali dei cittadini in generale, ok? Oltre a sto pensando di riproporre l'evento che solitamente è live e doveva avere due tappe in queste settimane, appunto, uno era in questa settimana, l'altro era agli inizi di aprile, ma ovviamente è tutto saltato, che erano a Pescara e a zona di Cagliari, ok? Quindi dovevo venire agli inizi di aprile a Cagliari, ma sarà tutto spostato molto più avanti. Pensavo di replicare via web il tour che stiamo facendo live, che si chiama Era meglio la carta, in cui andiamo a riprendere. Quella è una mattinata intera, quindi saranno 3-4 ore di webinar, non è una cosa veloce, però andiamo a riprendere tutti i temi legati al piano triennale, alla digitalizzazione, e insomma, quello sarà abbastanza impegnativo, però questo è quello che abbiamo in pista, quindi riceverete nostre indicazioni. Intanto mi dicono, piacerebbe avere maggiori indicazioni su strumenti terzi di ispezione dell'accessibilità, magari da usare mentre si sta sviluppando. Ok, sì, assolutamente ce li abbiamo e li mandiamo. Assolutamente ci sono alcuni stratagemmi. Assolutamente, e detto questo, vedo che sì, mi state cominciando a salutare. Giustamente, sono le 12:30, è ora di andare a pranzo. E direi che vi salutiamo, riattiviamo un nanosecondo le webcam così ci vedete. Vi ringrazio della partecipazione ancora e vi arriverà ovviamente una mail di ringraziamento nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Se avete diciamo, se avete qualcosa da dirci anche a livello di come migliorare questo tipo di servizio, mandateci pure, scriveteci pure delle email. Se avete altri suggerimenti sul webinar, fatelo pure. Noi abbiamo contenuti per fare settimane di webinar, come facciamo tutti i giorni, formazione, quindi non è un problema. Stiamo cercando di mantenere gratuita tutta questa formazione, lo sarà ancora per un bel po' di tempo. Detto questo, vi invito a visitare il sito www.transizionedigitale.it, che adesso vi mando anche in chat, dove trovate un po' di documentazione e risorse gratuite per i responsabili della transizione digitale, che non abbiamo nominato prima, ma sono i responsabili anche dell'accessibilità. Quindi non so chi di voi collegato è già stato nominato responsabile della transizione digitale, ma comunque è lui che si dovrà occupare della gestione dell'accessibilità insieme a tantissime altre cose. Quindi vi sto scrivendo il link transizionedigitale.it. Ve la mando a tutti in chat, ma poi vi manderò nelle slide anche alcune indicazioni. Quindi ancora vi saluto, grazie di aver partecipato. Vediamo, grazie, buona giornata. Perfetto. Grazie Cosimo, siete fantastici, ci dice. Grazie mille. Ok, allora mi sono segnato alcune nuove domande a cui vi risponderò e vi ringrazio ancora. Ciao ragazzi. Ciao a tutti! Buona giornata e grazie a tutti. Ciao ciao.